Abbiamo ottimi commenti, interessantissimo quello che Microfono. Camilla, a me piacerebbe vedere quello che hanno fatto. Allora, o Professore, ce lo mandano. mi scusi, ma si sente malissimo lei? Ci siamo. Cambio rete. Si sente meglio adesso? Sì. Allora, sì, prendo questa destra, cambio sta, ho cambiato rete, cambio hub, perfetto. Ero stamattina perché stavo in cucina e in cucina c'è un'altra rete. Allora. Anche la videocamera, prof. Tranquilla, ci sto, ci sto. Ok. Aspetta, mi Ci vado a fare stanno a il trucco. vedere che facciamo ste prove, scusate. L'unico perfettamente in ordine è lui. Io gli avrei voluto dire che forse era il caso si prendeva il numero delle slide. Siamo online. Infatti. Lanciamo noi da una persona all'altra, se cioè, che ne so. Boh. No, io vi chiederei, magari quando vedete che è la vostra, mettetevi subito in voi, mettetevi voi Come? in modalità Accendendo il video e microfono. audio. Esatto, accendete sia il Esatto. microfono che il Ah, video. Quando vedete la vostra slide, così risulta un pochino più semplice. ok. Allora io sto qui ferma, così. Vediamo l'audio. Un attimo. Quando sarete vecchi e vi si intreccia tutti i fili, vedrete quanto penate. Dai. Allora. È partito YouTube, Silvia, tutto a posto? Tutto a posto, siamo circa 80 adesso. Già siamo 80. Buongiorno a tutti e bentrovati in questo post apparente post-lockdown. Intanto possiamo aspettare quando appena arriviamo a 100, io aspetto il segnale dei 100 che ci manda Marilisa, che ringrazio, che sta sempre dietro le quinte a supportarci. E premetto, come dirò anche più avanti, un aspetto. Quello che ci dispiace di oggi è che purtroppo, essendo voi su YouTube, non riuscite a parlare e intervenire. L'incontro finale per noi è sempre un incontro di restituzione, un incontro in cui è possibile per chi partecipa di presentare il lavoro, di illustrare i problemi, il materiale proposto e quello che e i problemi che ha incontrato. Avete sicuramente la possibilità di inserire commenti, di fare domande, ma anche di esprimere i vostri punti di vista nella chat, ma sappiamo benissimo che la scrittura ha molti meriti, ma anche molti difetti. Il difetto della scrittura è sicuramente la meno spontanea e meno immediata. Quello che riusciamo a dire in un intervento orale nei tempi brevi è sicuramente maggiore. Io vi chiedo se qualcuno di voi ha elaborato appunto la rubrica e la tabella. Ci sarebbe bello se voi poteste magari mandarcelo. Ma mettiamo adesso la mail, metto la mia mail personale, per cui se voi, mentre le nostre colleghe riprenderanno la vostra voce discutendo
del questionario che avete messo, mentre illustreranno le vostre punti di vista, osservazioni, commenti molto ricchi. Abbiamo avuto 100, ricordami Michela, 130? Quanti sono, Fabiola? 100? Non sento la voce. 142, lo sottolineo. Ecco, abbiamo 142 risposte. Feedback, per cui è stato molto ricco, molto interessante per noi leggere questo. Però appunto loro parleranno attraverso queste vostre risposte, quindi verrà la vostra voce, ma chiaramente ci sarebbe piaciuto sentirvi proprio e vedere anche i materiali che avete realizzato. In questo senso vi chiedo se, mentre appunto noi discuteremo quello che commenteremo le vostre osservazioni, se qualcuno mi manda per posta elettronica, e magari lo scrive anche nella chat, la foto della propria tabella, della propria griglia, e anche se vuole intervenire, noi mandiamo via mail il link per entrare nella chat stessa. Capiamo che lavoriamo molto in modo, come direbbe qualcuno di voi, improvvisato e estemporaneo, ma è una caratteristica un po' del nostro modo di lavorare, perché riteniamo importante anche in questo momento riprendere, riportare, dare la possibilità a voi di intervenire. Ripeto, la struttura dell'incontro di oggi sarà prima l'esame dei vostri risposte, l'analisi dei vostri elaborati, con una decina di interventi velocissimi della durata di 3-4 minuti l'uno, per cui riusciremo in 3/4 d'ora, massimo un'ora, a fare questa prima presentazione. E poi cercheremo di fare una sintesi, ma a questo punto sarebbe bello poter avere qualcuna di voi che interviene. Quindi invitiamo fin da ora a chi volesse intervenire, mandarmi una mail e scrivere anche che ha inviato la mail qui nella chat. Se in questa mail mi manda anche la foto della tabella che ha realizzato e della tabella e della rubrica. Chiaramente non è una valutazione che vogliamo fare di questi materiali, ma è una discussione per capire i problemi. Questo modello di cui abbiamo discusso con voi è un modello che stiamo portando avanti già in altre formazioni con altre scuole, ha avuto già alcuni consigli, alcuni collegi lo hanno adottato, per cui questi feedback che voi ci date ci servono per mettere a punto il lavoro. I feedback devono essere chiaramente su tre questioni principali. Se con questi strumenti riusciamo ad avere una fotografia reale della classe e dei singoli studenti sulle competenze, se il modello che abbiamo proposto con l'analisi dei processi favorisce un percorso per competenze, e la terza questione fondamentale, se il percorso è sostenibile, perché potrebbe essere la migliore Ferrari di questo mondo, ma se debba andare ad arare un campo, la Ferrari non serve a niente. Detto questo, io inizierei a discutere, a presentare i vostri lavori, cioè i commenti che voi avete inviato nella scheda al nostro lavoro. Invito tutti l'audio, in modo che lasciamo aperto l'audio solo della persona che deve intervenire. La prima persona sarà Paola Trombettoni. Prima di dare la parola a Paola Trombettoni, ripeto a tutti coloro che ai 134 in questo momento presenti, quindi che ringrazio di essere presenti, ai 134 presenti, se qualcuno vuole farci vedere il suo lavoro e discutere rispetto ai tre temi, lo strumento è stato utile, come, perché, cosa modificherebbe e infine è stato sostenibile, lo invito a mandarmi una mail con i materiali e
a chiedere appunto, poi noi manderemo via mail il link per connettersi. La parola a Paola Trombettoni. Sì, buonasera, e le scusa, slide, se è, sì. Subito. Intanto approfitto di questo momento per dire che le solite firme delle presenze vi verranno date attraverso un modulo nel corso del pomeriggio. Quindi vi metteremo un link verso le 4:30 in modo tale che in quel momento potete mettere le vostre presenze. Vi ringrazio. Queste prime risposte che andremo a analizzare sono risposte, domande con risposte, sì. Sì, ho un problema alla regia. Mi dice che hai disabilitato la possibilità di condividere lo schermo. Riesci a capire il problema? Adesso com'è? Sì, risolto. Non è un problema tuo, è un problema proprio. Io ho provato, ma mi risolto, dice... Provi ora, prof. Faccio. Ok. Ma chi è che condivide? Scusate, dovrei condividere io, non avevamo detto, per è cui... È uno schermo. Scusa Paola, devo condividere... Scusa, ho fatto io. Scusi, professore, pensavo fosse un problema. No, perché... era un problema... Va bene, sì. Che non aveva attivato sì, Paola. Sì. Benissimo, eccoci, ci siamo. Perfetto, adesso metto in modalità visualizza avvia presentazione. A te la parola, Paola. Benissimo, buonasera. Sì, dunque, le prime risposte che andremo ad analizzare, se può scorrere nella slide, nella prima slide, sono domande con risposte chiuse, quindi analizziamo le vostre risposte e la frequenza delle vostre risposte. Nella prima domanda possiamo solo notare, nella slide iniziale rileviamo che la maggior parte delle risposte che è stata data da insegnanti di scuola primaria, e quindi procediamo ad analizzare le vostre risposte. Il primo set, diciamo, di slide e di domande che andremo ad analizzare riguardano la realizzazione del metodo. E in questa prima slide possiamo notare che il 50% dei docenti ha utilizzato parzialmente il metodo che è stato proposto nell'incontro del 16 aprile, e l'altro 50% è equamente distribuito tra chi l'ha utilizzato in tutte le sue fasi, il metodo, e chi non l'ha messo in pratica. Quindi andiamo adesso a riflettere sulle principali motivazioni di chi non ha utilizzato il metodo presentato. Alcuni abbiamo, diciamo, graficamente rappresentato come si distribuiscono le varie risposte, e abbiamo rilevato che alcuni l'hanno trovato di difficile realizzazione per generici elementi di contesto, e questa è stata la fetta di torta maggiore. Poi alcuni altri hanno identificato altre difficoltà legate alla didattica a distanza. Quindi ritroviamo rispetto anche alla tipologia di compito e al fattore tempo. Una minoranza dichiara di non aver compreso la logica, ma non sarà questa la sede in cui riprenderemo gli elementi legati a questa logica. Passiamo adesso a soffermarci sulle parole... No. Ecco, volevo un attimo soffermarmi qui, professore, solo poco, perché sulle parole che maggiormente emergono in questo grafico a torta, che sono contesto, didattica a distanza, compito e tempo, proprio perché sono gli elementi, diciamo, che noi prendiamo sempre in considerazione e importanti nella fase di progettazione. Ma quello che abbiamo evidenziato, che c'è, diciamo, sul quale possiamo riflettere, è proprio questa grande fetta di torta riferita al contesto usuale di classe, ma anche al contesto di didattica a distanza. E quindi la riflessione che è emersa dalla lettura di queste risposte è proprio se, diciamo, si rilevano che tipo di difficoltà legate al contesto possiamo noi associare a questo nuovo ambiente di apprendimento in cui noi stiamo operando, proprio perché la torta evidenzia questa importanza del contesto, non solo il contesto classe, ma anche del contesto di didattica a distanza. Cioè ci sembra quali elementi, come elementi, li riporta come elementi di progettazione
magari da riconsiderare o da tenere particolarmente in considerazione in questo periodo. E quindi la domanda che siamo posti è come il nuovo ambiente di apprendimento abbia influenzato le nostre scelte progettuali. Nella slide seguente invece analizziamo la frequenza del metodo per chi ha risposto di sì, che l'ha utilizzato, e abbiamo rilevato che l'ha utilizzato nel 57% dei casi una volta. Quindi ci siamo chieste se questa frequenza potesse essere stata determinata dal tempo, ovviamente i 2 mesi che abbiamo svolto in didattica a distanza, o dal tempo anche del corso stesso, dal momento in cui si è partecipi di questo metodo. Ora andiamo a vedere un'altra set di slide che riguardano invece la tipologia di attività prevalente nella didattica a distanza, e notiamo 2 cose. Prima di tutto che soprattutto sono state proposte attività di costruzione di artefatti e compiti autentici, quindi una prevalenza di attività in cui si richiedeva una maggiore autonomia dei bambini, sorretta comunque, perché lo notiamo anche come frequenza di risposta elevata, sorretta da riflessioni condotte con l'insegnante, pur non abbandonando anche esercizi ed esercitazioni. Quindi quanto ci siamo chieste, l'elemento di riflessione che pensavamo potesse emergere da questa slide era quanto il nuovo ambiente di apprendimento avesse influito anche nel dispositivo didattico. La slide seguente poi, che è la numero 5, ci porta, se andiamo a leggere la numero 5, è questa? Sì. Ci porta a leggere, ritroviamo nella domanda 5 una forte coerenza con la tipologia di compito scelta nella precedente slide, proprio perché la maggior parte delle risposte rivela una modalità asincrona con restituzione interattiva. Quindi l'artefatto viene fatto in modalità asincrona e poi c'è una restituzione interattiva tra i docenti e i bambini. Ci sembra molto simile alla flipped classroom, cioè il lavoro viene svolto a casa, ma poi è l'insegnante che controlla il processo, ristruttura e sintetizza quanto emerso. Ora procediamo e vediamo come le attività sono state valutate. Qui ci sono 2 risposte di tipo quantitativo che abbiamo associato, perché la prima chiede se si sono usate le rubriche, e il 75% dichiara di aver usato le rubriche, e l'altra invece domanda è che le ha usate nel 58% dei casi per una sola attività, quindi la maggioranza delle risposte dice che l'ha usata la rubrica solo per un'attività. Poi vediamo in questa successiva slide quali elementi sono stati presi in considerazione dalle rubriche, e vediamo che prima di tutto sono stati presi in considerazione i comportamenti osservabili e parimenti comunque i singoli interventi e le prove didattiche. E anche in questo caso lo spunto di riflessione, la domanda che ci siamo poste è come la didattica a distanza può aver influenzato gli elementi presi in considerazione dalla valutazione. In questa slide che sono emersi degli elementi anche molto interessanti, perché questi sono, riguarda quali processi sono stati individuati rispetto alle attività svolte. Ovviamente ci aspettavamo che il processo maggiormente rilevato fosse quello cognitivo, come in realtà è stato. Però quello che ci ha, non sorpreso, però la lettura ci ha particolarmente interessato nel momento in cui abbiamo visto che i processi personali erano più evidenti rispetto a quelli sociali. Allora ci siamo chieste, e lo diamo come spunto di riflessione, quanto la didattica a distanza anche qui abbia influito sulla quasi assenza delle dinamiche di gruppo, delle dinamiche sociali che si instaurano in classe, quanto la didattica a distanza, pur allontanandoci, ci abbia personalmente magari avvicinato, quanto anche la flessibilità nei tempi possa aver influito e contribuito a instaurare magari rapporti più intensi, più capillari, a far emergere le dimensioni personali rispetto a quelle sociali. E in questa slide c'è la domanda dell'uso sulla tabella finale,
è stata usata dal 67,8% degli insegnanti e ce la illustrerà Concetta. Ebbene, allora, buonasera. Arrivederci. La parola, chiaramente l'intervento di Paola riassumeva quello di tre vostre colleghe. Certo, sì. I prossimi interventi debbono essere molto più brevi. A te la parola, Concetta. Buonasera a tutti. Allora, io intanto ho analizzato insomma le risposte legate un po' alla competenza. Era una domanda chiusa questa, però si prestano i dati che sono stati rilevati a due interpretazioni. Intanto, quante competenze ha rilevato? La maggior parte dei partecipanti, insomma, al questionario ha risposto il 75%, con una percentuale abbastanza rilevante, tra le due e le quattro competenze. Quindi si è lavorato su più competenze. La slide successiva ci mostra quali competenze sono state più sollecitate e sono state anche rilevate. La competenza, diciamo, che ha avuto una maggiore risposta è legata alla personale, sociale, imparare ad imparare, la competenza matematica e la competenza alfabetica funzionale. La slide successiva invece ci riporta un po' alla tabella e quali sono state le problematiche del suo uso. La maggior parte delle risposte sono legate alla difficoltà della DAD, cioè la difficoltà di osservare i processi e il loro sviluppo soprattutto in assenza di feedback sistematici da parte degli alunni. La difficoltà che gli insegnanti hanno percepito in alcuni casi rispetto a valutazioni autentiche e la gestione dei tempi legati ad attività di tipo sincrono e asincrono. Altra difficoltà è legata all'utilizzo dello strumento con gli alunni più piccoli, quindi nelle prime classi della scuola primaria e nella scuola dell'infanzia. La poca sostenibilità legata a diverse attività e al numero degli alunni presenti in classe. In alcuni casi è stata citata la difficoltà di individuare i livelli e di dare un peso agli indicatori, i tempi di sperimentazione molto limitati e la familiarità dello strumento. Quindi, insomma, la riflessione che emerge è che, insomma, chiaramente le difficoltà principali sono legate anche a questo nuovo ambiente d'apprendimento, insomma. Ecco, io ho terminato. Quindi la parola a Fabiola Scagnetti. Sì, la domanda successiva riguardava se il lavoro fatto fosse stato di aiuto o meno nella rilevazione delle competenze. E vediamo che la fetta rossa era per il sì, quindi questo lavoro svolto è stato dall'81,4% giudicato positivamente, dal 17,8% non positivamente, nel senso che è stato poco di aiuto. Andiamo alla slide successiva, dove vediamo che in sintesi, in azzurro vediamo le criticità rilevate dalla fetta che ha risposto no, in rosso le opportunità rilevate da chi ha risposto sì, e al centro c'è una parte intersezione che mi sembra la più interessante, sulla quale abbiamo riflettuto e vorrei porre la vostra attenzione. Per quanto riguarda le criticità, non ripeto quanto già detto da Concetta, perché in effetti la didattica a distanza era sullo sfondo di tutte le risposte, era il contesto che ha ovviamente influenzato anche le nostre attività. Voglio solo però far rilevare i due sguardi diversi degli insegnanti, diciamo, di chi ha risposto. A un certo punto vediamo scritto: la DAD non permette l'osservazione realistica, e a destra in rosso: grazie alla DAD ho potuto osservare i comportamenti. Quindi, diciamo, questa polarizzazione tra chi ha risposto sì e chi ha risposto no, pensiamo sia stata influenzata dall'approccio, dal contesto in cui si lavorava, ma anche ad esempio vediamo chi era nel sospetto, la penultima a sinistra, sostegno, le distanze sono aumentate, o chi aveva magari bambini più piccoli, come è stato detto precedentemente, per cui anche i contesti hanno influenzato. Mentre tra le opportunità, ecco, vediamo la piacevolezza, magari anche compiti, di osservare dei problemi.
nella parte uno di non tutto sia processo. Una frase tra i punti di criticità, andiamo a quelle invece alla parte lezioni, uno dei complicato il sistema, chi ha maggior carico di lavoro, questo è sottolineato da persone. Però andiamo un attimo a vedere la parte centrale. Questi punti sono comuni sia a chi ha rilevato criticità che a chi ha rilevato opportunità. Ad esempio, i tempi lunghi della riflessione sono messi a confronto con i tempi ristretti della rilevazione che vediamo qua a sinistra, sono stati visti forse come una difficoltà, qualcosa che andava affrontato. Ma per chi invece l'ha vista come un'opportunità, ha considerato il positivo che c'è nel essere costretti, invitati, comunque in questo modo riflettere di più. E infatti vedete l'ultima frase a destra scritta in rosso: siamo stati più critici, riflessivi, attenti. Questo, la riflessione si trova all'intreccio tra questi due punti di vista, tra questi due sguardi, credo che molti spunti di riflessione anche futura. La presenza delle famiglie, qualcuno l'ha vista come un ostacolo a capire se effettivamente quel lavoro l'avesse fatto il ragazzino, se fosse qualcuno ha scritto farina nel suo sacco. D'altra parte altri hanno scritto: la presenza delle famiglie mi ha aiutato a capire di più, a capire meglio. Poi la possibilità di rilevare le competenze passando per i processi. Qualcuno dice: certo, mi richiede più passaggi, mi richiede più tempo, avrei avuto bisogno di tempi più lunghi, che in questo periodo magari il rapporto è stato più spezzettato. Sto per concludere. Quello che mi interessa è sottolineare che due le parti si è detto: ma però nella mia scuola lavoriamo in maniera diversa, e quindi qualcuno dice: e quindi faccio fatica ad adeguare questa modalità di lavoro. Altri invece dicono: è uno stimolo per esplorare altre possibilità. Ultimo punto che è evidenziato: molta necessità e l'opportunità di didattica a distanza che è in presenza per il nuovo anno scolastico. Come appunto l'opportunità che avremo di questo lavoro con un'azione più ampio respiro. Grazie Fabiola. Su questo volevo anche io dire una questione. Chi ha appunto richiesto di ripensare il lavoro fatto in funzione anche in prospettiva dell'altro l'anno prossimo, stavamo riflettendo sul fatto di continuare su questo percorso anche nel prossimo anno, proprio di supporto a chi già ha lavorato, nel senso che non crediamo che sia immediato la riflessione che stiamo facendo, è qualcosa che ha bisogno di sperimentazione, che deve essere affinata e può essere affinata solo con un lavoro in classe, per cui pensavamo di riprenderlo insieme a voi, chiaramente con chi è disponibile, con un supporto in itinere nella sperimentazione in classe e capire come organizzare questo all'interno di un percorso il prossimo anno accademico. La parola a Flavia Trabalzini. Buonasera, adesso mi occuperò di rispondere rispetto alla domanda che riguardava il discorso dei tempi. E come potete vedere dal grafico, per la maggior parte ritieni sostenibile il lavoro svolto, ovvero il lavoro è praticabile rispetto ai tempi. La maggior parte ha risposto di sì e la minoranza no, è una piccola fetta no, perché. E adesso andiamo a analizzare un po' le risposte. Diciamo che quello che ho voluto mettere in risalto nella slide successiva è proprio il discorso del tempo. Il lavoro è sostenibile rispetto ai tempi della scuola? Mi è piaciuto partire dal discorso del tempo, se il tempo è riferito alla scuola o è un tempo dell'insegnante, perché dalle vostre risposte prevalentemente viene fuori, emerge che il tempo è riferito al tempo della scuola, che molte volte viene vissuto come molto stretto. E su questo ho voluto riflettere su quanto poi l'insegnante riesce a modularsi su questi tempi e quindi l'insegnante successivamente ho messo la necessaria consapevolezza dell'insegnante rispetto al processo di rilevazione delle competenze. Questa è sempre una vostra frase emersa dal questionario
E quindi l'insegnante, che a mio avviso sta nel processo di consapevolezza, nella rilevazione delle competenze. E in questo processo ho voluto rimettere di nuovo in figura e non sullo sfondo il tempo attraverso un'altra frase che era: il tempo è speso all'inizio, viene recuperato alla fine. O meglio, questo tempo che a volte sembra un tempo perso, invece lo recuperiamo alla fine del processo, perché quello che facciamo poi nel lavoro con l'analisi delle competenze del bambino è tutto poi un lavoro che ci ritroveremo alla fine. Quindi il tipo di intervento che si fa è un intervento educativo di qualità. Anche questo è stato evidenziato da voi. La circolarità è proprio quella di ritornare con un'altra frase molto interessante, che è la ridefinire e rinnovare i tempi e le modalità dell'apprendimento attraverso questo insegnamento per competenze o apprendimento per competenze. Quindi progettando per competenze il lavoro è sostenibile, si realizza un quadro complessivo del bambino in tutti i suoi aspetti. Anche questa è una frase emersa da voi molto interessante. Successivamente siamo andati a analizzare l'altra domanda, che era più sulla generalizzabilità. Quindi credi che il metodo sia generalizzabile? Allora, la maggior parte ha risposto di sì. Su questo ci siamo un po' interpellate rispetto a cosa si intende per generalizzabile. Quindi rilancio un po' la domanda: se è generalizzabile rispetto a gli ordini di scuola, rispetto alla trasversalità delle discipline, cosa che poi vedremo dopo, la maggior parte ha così letto. Se è generalizzabile rispetto a questa didattica nuova a distanza, diciamo che comunque la maggior parte di voi ha risposto sì, tant'è che nella slide successiva ho inserito in minoranza i no, in due frasi significative, in maggioranza i sì. Quindi se partiamo dal sì, sì, è generalizzabile in quanto c'è un maggior interscambio e confronto tra i docenti, quindi il lavoro è interdisciplinare e c'è un'osservazione globale dell'alunno, quindi c'è un lavoro sul bambino a 360 gradi che permetterebbe un maggior scambio tra docenti. E il no, erano interessanti queste due frasi che ho trovato, che abbiamo trovato. No, non è generalizzabile perché è importante, tra l'altro, lavorare all'età di 3 anni sulle conoscenze di base. No, non tutti i docenti sono motivati al coinvolgimento attivo. Quindi mi è piaciuto anche sottolineare questo discorso del coinvolgimento attivo, che probabilmente è stato letto come approccio sempre al lavoro sulle competenze. Grazie Flavia, la parola a Sara Pellegrini. Buon pomeriggio a tutti, vorrei condividere con voi i ragionamenti espressi per rilevare e descrivere se e come riteniamo utile partire dal compito autentico per rilevare le competenze. E l'ampio consenso che si è manifestato trova maggior respiro nelle varianti di utilità. Ad esempio, è utile perché si rilevano i processi, oppure è utile soprattutto nella modalità di didattica a distanza, oppure è utile in presenza perché mi consente di mettere in luce quegli aspetti che invece il docente potrebbe rilevare soltanto in un contesto extrascolastico. Oppure è utile, anzi è indispensabile, quando io nel compito autentico riesco a mettere in luce i processi e le competenze. Altri invece hanno pensato che è utile, ma non indispensabile perché non assoluto, in quanto ci sono delle attività che hanno degli aspetti di autenticità, ma che non sono autentici, perché sembrano essere più aperti, più ad ampio respiro, come ad esempio quei problemi che hanno più soluzioni, ma che comunque portano ad una proceduralità, per cui nel momento in cui si va comunque a cercare la competenza, in verità io trovo la procedura. E questa è la criticità che voi avete sottolineato, per poi rapportarci alle competenze come visualizzazione del processo, un processo che si connette al compito e alla competenza. Perché? Perché nel momento in cui io offro una modalità di attivazione di una procedura autentica,
posso, chiedo al ragazzo di mettercela tutta per arrivare ad una propria soluzione. E questo è quello che avete espresso a gran voce, perché vi è sembrato molto, ma molto interessante cogliere lo studente nell'interezza della persona, per cui osservare il soggetto e nella dimensione operativa, ma nella dimensione di costruzione del pensiero e della motivazione. E questo vi permette anche di concertare tra voi docenti l'immagine di questo ragazzo che la rende viva, in essere, e quindi allontana la pratica come stesura di una scheda compilativa, non più una mera burocratizzazione, ma una vera e propria immagine del ragazzo in azione. Grazie. Grazie Sara, la parola a Maria Luisa Mandolesi. Sì, io invece volevo proporvi le vostre risposte rispetto al quesito: analizzare i processi è stato utile per rilevare le competenze? Sull'utilità siete state tutte quante concordi, avete rilevato alcune criticità per lo più legate al, diciamo, al contesto legato alla didattica a distanza. Le criticità maggiori sono state queste: a volte l'analisi dei processi può risultare un'attività difficile, ancora più difficile dove c'è l'influenza della famiglia. E qualcuno ha detto invece che è stata impegnativa per la complessità di alcuni processi interagenti. È stata utile perché questa analisi, perché per capire il processo che rappresenta il ponte verso le competenze. Quindi questo era uno dei, diciamo, dei nodi centrali di questa formazione, cioè capire appunto che tra il compito autentico e le competenze c'è un ponte che voi avete intercettato perfettamente nell'analisi dei processi, per identificare con chiarezza la sostenibilità delle azioni da mettere in campo. E cosa importante è che avete collegato l'analisi dei processi ad una valutazione di tipo formativo. Tutti noi sappiamo quanto nelle scuole si è parlato di come trasformare la valutazione della competenza in voto numerico, qui invece voi avete fatto riferimento ad una valutazione formativa. E cosa che era già sorta precedentemente negli incontri, questo legame con l'osservazione, avete risposto che è stata molto utile analizzare i processi per delimitare e definire le osservazioni sistematiche, ma soprattutto per capire cosa osservare veramente. Nella slide successiva, analizzare i processi che cosa vi ha permesso? Cioè, vi ha permesso di ritrovare alcune competenze che inizialmente non avevate considerato connesse a quel processo. Vi ha permesso di soffermarvi su ragionare sull'attività educativa e organizzarla in modo da perseguire un fine in maniera intenzionale, cosa che ritengo è sempre così quando si progetta un'attività didattica, ma il rendersi conto, capire il senso e l'intenzionalità, forse se vi ha aiutato in questo, diciamo, è stato un momento di vera riflessione. Attraverso l'analisi del processo riesco a individuare la competenza, ma anche la difficoltà dello studente, e posso agire nella didattica, quindi vi ha permesso probabilmente un approccio maggiormente personalizzato, quindi di agire mentre si fa, perché permette a noi docenti di avere molto chiaro il senso di ciò che stiamo facendo. Analizzare il processo è fondamentale per la rilevazione delle competenze, perché mette in evidenza come il bambino esegue il lavoro e quali sono i suoi processi, i processi che mette in atto. Grazie Maria Luisa. La parola a Michela Fava. Sì, salve. Allora, in questo grafico noi vi abbiamo chiesto come avete condiviso questa metodologia e se li avete fatto, diciamo, in forma più ristretta o più ampia. E vediamo che la parte azzurra, rossa e arancione corrispondono, anche se in maniera differenziata, ad una condivisione. Ovviamente molti di voi l'hanno fatto soltanto con i colleghi della classe o della sezione, oppure in maniera minore con tutta quanta la scuola. Chi
non l'ha condiviso resta questo 25%, che ovviamente, essendo anche il corso iniziato quest'anno, eccetera, ci auguriamo che possa aumentare. Quindi questa non condivisione probabilmente è dovuta a questa fase di inizio. Quindi comunque resta una buona condivisione di questo percorso, e questo, diciamo, è una sintesi di quello che potrebbe essere anche, diciamo, per il futuro. Maria Cristina Toso? Sì, in questo grafico vi abbiamo chiesto appunto se la condivisione delle rubriche fosse stata problematica, ed è rilevante, insomma, il no in questo grafico. Passo. Michela? Michela? Sì, ci sono. Allora, in questa domanda vi abbiamo chiesto se secondo voi questa metodologia è utile da condividere con i genitori. Abbiamo avuto diversi tipi di risposte, diciamo pochi hanno risposto no, alcuni hanno detto che sicuramente è ancora prematuro questo tipo di condivisione, non ci sentiamo ancora pronti, è ancora da sperimentare, ma molti hanno risposto sì. E andiamo a vedere quali secondo voi sono i motivi per cui condividere, diciamo, questo strumento anche con i genitori. Utilizzarlo potrebbe essere un vantaggio, perché spesso i genitori sono molto legati al compito tradizionale, al lavoro scritto e alla valutazione come qualcosa di conclusivo che dà appunto un bollino allo studente, e quindi si chiude lì, diciamo, il discorso. Mentre presentare un processo di questo tipo potrebbe consentire una maggiore analisi di quelle che sono appunto le competenze, ma soprattutto i processi piuttosto che i risultati. Quindi secondo voi potrebbe essere utile per questo motivo. Il metodo inoltre favorisce una presa di coscienza di quelli che possono essere i punti di forza e le eventuali criticità dei nostri studenti. E quindi mettere a conoscenza il genitore di questo è sicuramente importante. Alcuni di voi hanno inoltre risposto che questa comunicazione può essere un rafforzamento di quello che è il patto formativo tra scuola e famiglia, quindi aiuta il coinvolgimento e la partecipazione, e potrebbe essere, ripeto, una modalità per rendere più concreto quello che a volte è vissuto un po' in maniera burocratica, quasi una cosa scontata. Inoltre, comunicare alle famiglie come si lavora sulle competenze è importante, perché così il genitore può capire lo sviluppo, può capire come avviene il cambiamento, come avviene la metamorfosi, del bambino, cosa che non fa, una comunicazione più sterile legata soltanto a una scheda di valutazione consegnata a fine d'anno. Mi sembra importante anche questa risposta che voi avete dato, e cioè che, essendo un metodo rigoroso, oggettivo e non giudicante, può essere di aiuto per l'insegnante stesso, in quanto la garantisce, e cioè la garantisce per quanto riguarda la valutazione in generale. Quindi, di fronte anche a delle domande o di fronte a degli interrogativi, l'insegnante sa di aver utilizzato un metodo rigoroso, e questo, la rende più sicura, la rende più tranquilla, cioè una maggiore trasparenza di quello che è tutto l'atto valutativo. Inoltre, ci aiuta proprio a comunicare ai genitori questo processo, perché spesso il genitore è rivolto a quello che è concentrato sul voto, senza effettivamente capire che cosa vuol dire, cioè non dà valore e non si apre il discorso del significato del voto, mentre comunicare il processo così come lo abbiamo inteso noi potrebbe essere sicuramente utile. Possiamo andare avanti? Ovviamente è importante chiedersi come comunicare, con quali modalità, e voi avete individuato alcuni presupposti. Il primo presupposto è quello della condivisione, facevamo prima riferimento appunto a quel grafico: se non c'è una condivisione con la classe, con la scuola, è ovvio che questa comunicazione perde di efficacia.
E poi mi ha incuriosito leggere nelle vostre risposte il fatto che secondo voi il genitore non è molto pronto. Quindi voi temete, forse giustamente, che i genitori possano non capirvi, possano non comprendervi, e quindi suggerite proprio una sorta di preparazione, un corso di formazione per genitori. Insomma, devono essere formati ed informati affinché questa comunicazione possa essere significativa. Questo mi sembra interessante perché forse a volte prima di poter comunicare e di poter, diciamo, parlare con i genitori c'è bisogno di condividere almeno delle basi e poi su cui, diciamo, poggiare una comunicazione più significativa. E nell'ultima slide, se possiamo andare avanti, ci sono alcuni suggerimenti, alcuni suggerimenti, e quindi che io ho voluto leggere anche con interesse, perché a questo punto come fare allora questa comunicazione, cioè su che cosa basarla? La prima risposta è molto interessante. Prima di tutto, raccogliere delle osservazioni. Nel momento in cui si va a comunicare con le famiglie, l'insegnante può fare un passo indietro, cioè mettersi in una posizione di ascolto e prima di tutto raccogliere osservazioni fatte appunto dai genitori che ci possono aiutare a migliorare quella tabella, a migliorare quella valutazione che appunto abbiamo fatto in merito alle competenze. E il genitore magari è anche più vicino a dei compiti reali, e quindi questo scambio può essere sicuramente importante per aggiustare anche il tiro dell'insegnante. Quindi mi è piaciuta questa cosa che avete scritto: prima ascoltiamo, prima raccogliamo le osservazioni e poi magari cominciamo a parlare noi. Avete anche scritto non entrare nello specifico nei processi e nelle tempistiche, quindi già sapere cosa non vogliamo fare mi sembra importante, quindi magari non serve andare a specificare ai genitori come siamo arrivati a, però sicuramente voi dite è importante mostrare come stiamo lavorando, cioè farglielo semplicemente vedere. È interessante anche questa risposta data da una collega, dice a monte, all'inizio dell'anno, all'inizio del ciclo, io dell'anno scolastico vado, diciamo, a condividere le mie linee guida, la mia metodologia, e soprattutto faccio vedere come faccio per arrivare alla valutazione, cioè focalizzo il processo, e questo lo si fa all'inizio in modo tale che per i bambini, per i genitori e per noi stessi, per noi docenti, è importante come stiamo procedendo. Finisco e concludo. Pensiamo quindi a modalità comunicative differenti, cioè non c'è soltanto il colloquio finale in cui l'insegnante propone la scheda di valutazione o propone il modello di certificazione, ci possono essere, e dobbiamo pensarci, delle modalità differenti, magari più significative. Io mi sono permessa di scriverne alcune, ma sono soltanto così degli appunti. Pensiamo a come può essere interessante un focus group, un blog per esempio scolastico, oppure un forum, un'assemblea, proprio per creare anche quella base di condivisione. Poi naturalmente il discorso della valutazione del singolo può avere uno spazio individuale, però mi sembra importante almeno sforzarsi di pensare a modalità comunicative differenti. E io ho concluso. Maria Cristina? Eccoci. Quindi abbiamo rilevato quali sono stati i problemi che avete incontrato e quindi abbiamo, diciamo, riassunto in pochi. In realtà sono problemi generali e problemi contingenti alla DAD. Allora in questa slide appunto abbiamo rilevato, insomma, che è stato un problema un po' generalizzato rilevare le competenze da descrivere, e poi la sostenibilità del tempo, e la numerosità degli alunni per classe o per sezione, e quindi anche individuare dei compiti sfidanti autentici proprio in questa situazione di didattica a distanza. A volte anche è stato un problema individuare quali processi da rilevare. E, mentre quelli contingenti alla DAD, magari professore, se vogliamo cambiare slide,
Dico sì, io, cioè, naturalmente ci sono stati problemi inerenti a questa emergenza che stiamo vivendo, molti ne avete già, Fabiola, questo monitor che ci sta collegando in questo momento però ci divide anche profondamente e la maggioranza di voi ha rilevato proprio che la mancanza del contatto fisico, del rapporto, delle relazioni sia con le colleghe che con gli alunni stessi è stato un po' un neo di questo percorso e soprattutto ricade nella valutazione, la quale non sempre è attendibile, soprattutto per questi tre fattori che abbiamo messo tra parentesi. Una restituzione che non sempre è completa, che non attiene a tutto il gruppo classe. Il problema dei device e della linea, fratelli, linea instabile, eccetera. E le famiglie che, pur fondamentali in questo momento, che stanno entrando a far parte della scuola, ne hanno una profonda conoscenza, più di prima, ci supportano anche, perché se non fosse per la famiglia non riusciremo magari a fare moltissime, tante attività, però quando si tratta della valutazione ci poniamo il problema sempre se è reale il prodotto del bambino o c'è poi è inficiato dalla presenza, dalla mano del papà o della mamma. La partecipazione anche di tutto il gruppo classe è stato un problema nell'applicazione della griglia e nella tabella, avete rilevato, proprio perché chi non si collega, chi ha problemi o chi non restituisce è difficile da monitorare. Ok, passo l'ultimo intervento a Maria Cristina di nuovo. Sì, ecco, qui abbiamo rilevato alcuni suggerimenti dati da voi proprio perché abbiamo ritenuto importante condividerli questi e quindi proprio continuare il confronto con l'università e sperimentare le rubriche con le scuole. E poi anche la condivisione della modalità e quindi di poterlo mettere a sistema e quindi condividerlo con più istituti. E riorganizzare poi il materiale, ma questo credo che lo troverete a disposizione poi, proprio perché è un compendio dal quale attingere sia elementi teorici che pratici e quindi anche suggerimenti presi da voi, proprio mettere a disposizione dei compiti di realtà da poter adattare alle esigenze delle singole classi. E in questa cosa, diciamo, c'è stato anche molto fervore, o comunque abbiamo raccolto questi suggerimenti di coinvolgimento maggiore per quanto riguarda i docenti della scuola dell'infanzia. Perché hanno capito, insomma, proprio voi dicevate che questa cosa è molto utile. E quindi condividerla con più scuole dell'infanzia e inoltre avere anche a disposizione più esempi di processi in modo da utilizzarli nella costruzione delle rubriche. Grazie. Scusa. No, abbiamo ancora, sì, se vuole mandare l'altra slide, ecco, questo abbiamo voluto metterlo a lettura di tutti perché ci sembrava veramente quello che poteva essere il riassunto che quasi tutti voi avete condiviso, chi più chi meno, però questa è proprio una in particolare, ci sembrava molto bello, insomma, anzi se lo possiamo leggere, il corso da voi proposto con i suoi spunti e confronto tra docenti è utilissimo non solo all'aggiornamento e all'arricchimento personale, ma soprattutto al bambino in quanto la proposta didattica assume un ruolo ancora più mirato e specifico. E qui abbiamo sentito molto quello che poteva essere una bussola, ecco, un orientamento proprio per l'attività educativa. E quindi approfondire, analizzare ed osservare in modo sempre più peculiare permette di ridurre la mono di lavoro e anche se inizialmente sembrava proprio il contrario in effetti. Come docente di scuola dell'infanzia ho apprezzato molto i vari esempi forniti, utilissimi e fondamentali alla comprensione. Personalmente non ho riscontrato problemi e non ho delle proposte di cambiamento da fornire. Semplicemente vorrei ringraziarvi, in particolare il grande professor Rossi, che oltre ad essere fonte di ispirazione e ammirazione, dispensa simpatia e ascoltarlo è troppo interessante. Partecipare ai vostri corsi sarà un mio piacevole impegno. Quindi anche questo è un suggerimento che noi credo coglieremo in toto, quello di far partire altri corsi mirati, insomma, su quello che può essere, quelle che possono essere le competenze. Poi infine abbiamo racchiuso in Word Cloud, se vuole passare alla prossima slide, dove abbiamo raccolto proprio le parole chiavi e ricorrenti, se non da tutti, ma da molti di voi, e quindi l'accessibilità, la riflessione, utilissimo, è stato mirato, c'è stata chiarezza, c'è stato approfondimento, organizzazione, ecco, e confronto, perché questo anche è un modo per arricchirsi e veramente abbiamo sentito grande il vostro contributo in questa formazione. E penso che possa bastare.
Grazie Maria Cristina. Ma io volevo riprendere solo un discorso e poi lascio la parola a Maila Bentucci, che anche lei ha domande. Una riflessione su quello che sull'intervento precedente, quando si diceva sul rapporto con le famiglie. Io credo che superare l'attenzione della famiglia, la focalizzazione della famiglia sul voto, avviene proprio quando riusciamo, come in questo periodo, a condividere il percorso e quindi i processi con le famiglie. Uno dove è riuscito nel migliore dei modi il percorso di DAD, lì vi è stata una sinergia tra famiglia e scuola. Sinergia che è stata proprio nel poter proporre delle attività, attività da svolgere, dei compiti autentici. E in questi compiti il genitore percepisce cosa significa processo, percepisce molti dei significati che abbiamo messo. Spesso riesce anche a conoscere meglio il figlio, perché attraverso questi lavori la famiglia riesce a cogliere a guardare il figlio da una prospettiva diversa, e questo penso che sia molto importante. Quindi il discorso di dovremmo portarcelo dietro, di lavorare per compiti autentici, potrebbe essere anche uno strumento per migliorare il rapporto con le famiglie. Chiaramente occorre che questi compiti poi vengano anche in alcuni casi proposti per le attività domestiche, chiedendo l'impegno ai genitori di supportare i figli. Il supporto non è una cosa negativa, è un modo di lavorare insieme, un modo di conoscerli, e io credo che la scuola debba agire come un'agenzia formativa che si sa rapportare alle altre agenzie formative. E qui rispondo anche a una domanda che era emersa in rete: la DAD è proprio la comunicazione tra soggetti, alunni, docenti e tra docenti e genitori, molteplici le variabili che interferiscono. Io credo che la modalità di lavoro come quella proposta possa proprio favorire un modo diverso di rapporto tra genitori e scuola, ma anche un modo diverso di relazione tra genitori e figli. Lascio ora la parola alla professoressa Bentucci. Prima però vi sollecito, anche se qualcuno non vuole parlare, perché non ci manda, non diremo il nome, una propria mappa, una propria tabella, perché ci piacerebbe finire l'incontro mostrando alcune tabelle e discutendo di alcune vostre tabelle. Se fossimo stati in presenza, questo sarebbe stato sicuramente più semplice, più facile, però pregherei anche in questa modalità di mandare via mail all'indirizzo mio di posta elettronica che è stato inviato le tabelle, una tabella elaborata in questo periodo. Non vi preoccupate della perfezione, interessa proprio vedere i materiali. Già vedo, e mi fa molto piacere, che abbiamo una docente che si è resa disponibile a intervenire. La parola comunque adesso a Maila Bentucci. Sì. Intanto buonasera a tutte e ben ritrovate. Mi condivide lei, professore, le slide? Fallo tu da sola, così io ho il PC libero e riesco a vedere se mandano delle slide e preparo queste tabelle. Un attimo allora che condivido lo schermo, un momento. Allora. Ok. Allora, share screen. Eccoci. Dovreste vederle. Visualizza e avvia. Dunque. Si vedono bene, sì. Si vedono, sì. Sì, sì, okay. Tranquilla. Bene, allora, dicevo... ovviamente i temi, gli spunti che sono usciti da questo questionario, come avete visto dalla sintesi che hanno fatto le colleghe, sono veramente moltissimi, quindi
per l'analisi avremo bisogno di tempi sicuramente più lunghi, però intanto volevamo condividere con voi le prime riflessioni su alcuni elementi che abbiamo notato e che ci faceva piacere appunto analizzare insieme a voi. Abbiamo visto che i punti di forza sono stati molti, siamo molto soddisfatti di come è andato il corso, no? Quella slide riassuntiva ci dà il senso, che il senso di quello che abbiamo fatto è stato recepito, percepito, diciamo, da tutti gli insegnanti che hanno partecipato. Però volevamo fermarci anche su alcune criticità, perché comunque abbiamo visto che ci sono stati anche dei lati, diciamo, negativi, dei punti che potrebbero essere migliorati. E quindi nell'ottica del miglioramento volevamo appunto partire proprio da questi. La riflessione parte da questa slide, che è quella in cui gli insegnanti ci hanno indicato in che modo è stata condotta prevalentemente l'attività in questi mesi di didattica a distanza. E io credo che ci sia un problema a monte che in qualche caso ha contribuito, diciamo, a dare una percezione un po' meno positiva al percorso, al processo formativo che abbiamo illustrato durante il corso, che forse potrebbe, diciamo, attenuando questo aspetto, i punti di efficacia potrebbero aumentare. Leggendo i dati, vediamo che moltissimi insegnanti, anche se non la maggioranza, hanno lavorato in asincrono, probabilmente per problematiche varie e diverse che non stiamo qui neanche ad elencare. Il problema dell'asincrono rispetto all'erogazione di una didattica di tipo sincrono si porta dietro, diciamo, dei comportamenti, delle posture che vanno ad interferire proprio con il modo di fare lezione, quindi con il processo di insegnamento-apprendimento che si mette in atto. Una didattica sincrona è quella in cui le lezioni vengono fatte in maniera interattiva online, anche con la classe divisa in gruppi che magari si connettono alternativamente, quindi una sorta di blended orizzontale. Tra le modalità asincrone possiamo considerare la semplice somministrazione di attività e poi la relativa correzione di attività, i video registrati a casa e poi inviati agli studenti, l'assegnazione di lavoro che viene fatto appunto attraverso il registro elettronico o altre forme. Quali conseguenze nella prassi la scelta dell'uno o dell'altra modalità potrebbe aver portato proprio nella pratica quotidiana? Allora, la modalità sincrona ovviamente si presta di più all'attivazione degli alunni. Io gli alunni li ho comunque di fronte, anche se virtualmente, e devo trovare il modo per attivarli, per renderli partecipi. Anzi, è una sollecitazione che il docente sente ancora più urgente nel momento in cui non ha tutti quei riscontri, diciamo, di tipo fisico, corporeo, di gesture, di posture, che sono dati nell'attività in presenza. Quindi la necessità di attivazione, di impostare attività che coinvolgano direttamente, tirino dentro la lezione degli alunni, è sicuramente più impellente. C'è un naturale evitamento della lezione frontale, perché il parlare, diciamo, a un pubblico che non vediamo risulta anche più difficile per l'insegnante, quindi la lezione frontale naturalmente si riduce sicuramente nel tempo, diventa più breve, diventano intermezzi che comunque devono essere intervallati da momenti in cui si cerca di capire se dall'altra parte l'attenzione è alta. C'è una possibilità di osservazione, l'ho messo tra virgolette, perché? Perché comunque posso andare a comprendere attraverso varie modalità che la rete mi mette a disposizione che cosa stanno facendo, quali procedure stanno attivando i miei studenti dall'altra parte dello schermo. Posso tentare, anche se solo virtualmente, di ripristinare la relazione non solo tra docente e studente, ma anche tra gli studenti stessi, mettendoli in comunicazione sincrona appunto tra loro. E quindi posso attivare processi di feedback.
La comunicazione asincrona, la lezione asincrona, invece è quella che più si presta ad una didattica di tipo trasmissivo. Se carico un video online, è chiaro che nel video io trasmetto dei contenuti per un periodo di tempo che magari a me sembra breve nel momento in cui registro il video, ma nel momento della fruizione questo tempo si dilata inevitabilmente. Privilegio i contenuti sulle competenze perché non ho il riscontro appunto dell'attivazione degli studenti. Quindi dare compiti senza avere la possibilità di controllare direttamente l'azione rende questi compiti maggiormente procedurali. Il tipo di feedback che si attiva quindi è un feedback a senso unico, lo chiamiamo, cioè o dallo studente al docente o dal docente allo studente. È più difficile creare il loop, cioè la circolarità del feedback stesso. Forse è proprio questa situazione che scusa, il 5% di... scusa Maila, sì. Scusa, ti interrompo un attimo, sì. Ritorno un attimo a quella precedente. Sì. Un'osservazione che vorrei fare è che da quello che è emerso dai vostri lavori è che in realtà la maggioranza di voi non è che ha adottato una prospettiva asincrona, ma la maggioranza di voi è riuscita a fare un blended fra queste due modalità, perché il 67% di voi ha utilizzato una modalità asincrona in una certa fase e sincrona nell'altra, quasi a prendere il meglio che ognuna delle due modalità permette. E quindi mi sembra molto importante evidenziare questo aspetto del vostro lavoro, che era emerso anche nell'ultima webinar con le scuole, un momento asincrono di problematizzazione, di assegnazione dell'attività, e un momento sincrono di confronto. Scusa Maila, vai pure. No, anzi, ha fatto bene a sottolinearlo. Allora, dicevo, questo nella percezione dei docenti forse potrebbe avere ingenerato quelle perplessità che prima le colleghe hanno messo in evidenza. Per esempio il fatto che lo strumento di processo di valutazione che abbiamo proposto non è stato ritenuto adatto al contesto. E l'idea di contesto che Paola prima sottolineava probabilmente si allinea, no, a questa dimensione più sincrona oppure più asincrona della didattica che è stata messa in atto. Oppure non ho effettuato compiti adatti al metodo e ancora non credo sia compatibile con la didattica a distanza. La domanda è se una modalità di intervento prevalentemente asincrona possa essere adatta a, indipendentemente dalla contingenza, ai contesti contemporanei, cioè in che modo trova spazio la mediazione didattica se l'intervento, diciamo, è prevalentemente asincrono. Ovviamente è un tipo di intervento che dovrebbe puntare molto l'attenzione sull'autoapprendimento dello studente, autoapprendimento che in certi casi è difficile sia da osservare ma anche da pretendere, pensiamo agli studenti molto piccoli, e al ruolo del docente che diventa più quello di un autore di contenuti e non di mediatore dei contenuti stessi. E quindi il problema è quello che arrivano delle percezioni da parte degli insegnanti, per esempio la didattica a distanza non permette un'osservazione realistica, viene a mancare la relazione, non consente la valutazione autentica, non ci sono feedback rispetto ai processi. Allora, come le risolviamo queste problematiche che gli insegnanti hanno messo in evidenza? Cioè, quali sono gli elementi di miglioramento che possiamo apportare al nostro processo valutativo per renderlo più utile per tutti? Allora, la cosa più importante è la centralità del momento metacognitivo e ristrutturativo, che abbiamo già, diciamo, più volte detto nel corso delle lezioni, ma su cui oggi vorremmo tornare in maniera più evidente. Il debriefing... momento finale. Prego? Nel momento finale, il momento metacognitivo e ristrutturativo nella fase finale.
Esatto, vorremmo consigliare, diciamo, di aggiungere alla progettazione di tutti i compiti che vengono pensati per gli studenti, tutte le situazioni sfidanti, tutti i compiti di realtà o comunque li vogliate chiamare, sempre un momento di debriefing, che può essere più o meno semplice, poi vi diciamo quali proposte vi facciamo. Perché nel debriefing lo studente può analizzare, no, gli artefatti e sviluppare la riflessione proprio sul processo che ha attivato. Il docente può sostenere questa riflessione e quindi può correggere le misconcezioni. C'è questa possibilità di una valutazione realmente diffusa, integrata nell'attività e non distinta, non finale, e quindi ci si colloca in quel imparare ad imparare, che è una delle competenze che è stata più evidenziata e valutata dagli insegnanti che hanno utilizzato il metodo delle rubriche e della tabella. Il fatto che, come specificava prima il professor Rossi, molti di voi sono riusciti a mettere in atto una didattica, diciamo, blended, no? In cui il momento sincrono, era proprio riservato alla ristrutturazione, al debriefing, alla metacognizione, va in questo senso. Quindi formalizzare sempre, in qualsiasi tipo di compito, il momento metacognitivo. Questo ci consente di rendere il feedback un processo ricorsivo continuo, e questo vale non solo per la didattica online, vale anche nella didattica d'aula. Se il dispositivo viene progettato in maniera corretta ed è ben strutturato, il feedback si attiva, diventa un elemento centrale nella costruzione della conoscenza, perché l'azione è un'interazione continua e quindi si costruisce questa circolarità del feedback che diventa generativo per la strutturazione di nuove conoscenze. E infine, molto importante, nel momento in cui cerchiamo di ripristinare la relazione, per esempio, molti docenti evidenziavano di aver perso con la didattica a distanza, ricostruirla proponendo anche strumenti che possano favorire il dialogo, lo scambio, la valutazione tra pari e non solo tra docente e studenti. Quindi un peer assessment e una peer education che supportino la didattica e che si collocano perfettamente nel contesto dell'e-learning, perché l'e-learning più recente, quello di terza o qualcuno dice di quarta generazione, è un social learning, quindi si basa proprio su questo spirito collaborativo ed interattivo che si deve attivare. Torniamo alla centralità del compito, che è un altro elemento, no, che un filo rosso che ci ha seguito in tutto questo percorso, e il compito da cui emergono i processi e che quindi diventa fondamentale non solo per l'attivazione degli studenti, non solo per il feedback, ma anche per mettere in campo questa valutazione embeddata, no, integrata nella didattica. Per dirvi, per confermare quello che è stato detto all'inizio, che questo percorso non lo state facendo da soli, ma lo stanno seguendo insegnanti di altre reti di scuole in altre parti d'Italia, un insegnante di una rete che ho seguito nello stesso periodo in cui stavate lavorando voi, dice che di positivo c'è stato che abbiamo imparato a mettere al centro l'attività significativa, abbiamo selezionato quei compiti che ci facevano capire realmente se i ragazzi stavano lavorando nella giusta direzione, abbiamo scelto di fare meno cose ma le abbiamo fatte meglio. Sicuramente ci è mancata la parte procedurale di esercitazione e alcuni meccanismi di base, ma in fondo questo possiamo assegnarlo agli alunni come esercizio da fare autonomamente, magari per le vacanze. Invece il lavoro sulle competenze lo abbiamo fatto insieme e veramente abbiamo lavorato, forse per la prima volta, dice la collega, per competenze. Quindi, diciamo, da questo processo difficile, complesso, che ci ha messo alla prova, i lati negativi, i positivi cominciano ad emergere, diciamo, in maniera piuttosto sostanziale. Quali sono stati, per contro, i problemi? Che questa didattica online che abbiamo attivato è una didattica d'emergenza, non l'abbiamo progettata e abbiamo capito ancora di più quanto la progettazione è un elemento fondante per il processo di insegnamento-apprendimento, sia a distanza che in presenza. La necessità di formazione e professionalizzazione degli insegnanti, perché fare didattica a distanza non significa trasferire la didattica d'aula
in un ambiente online, ma significa trasformare la didattica, e quindi occorre possedere, comprendere i principi, le teorie, le metodologie didattiche legate alla distanza. E sono, diciamo, le questioni aperte che ci portiamo dietro anche per un futuro in cui probabilmente la didattica a distanza resterà come patrimonio nella nostra prassi, anche quando l'emergenza del coronavirus finirà. Lascio a lei la parola, professore, su questo ultimo. Sì, dopo riprendiamo questa tabella. No, levala, e adesso farei parlare, leva la condivisione. Sì. Okay. Io farei parlare Anita Ferraro, la ringrazio della disponibilità e chiedo appunto se di intervenire. Grazie. Bisogna che abilita il microfono, perfetto. Parli pure. Professore, mi sente? Benissimo. Vada pure. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io ci tenevo a intervenire per dare testimonianza dell'importanza di questo corso, soprattutto di quanto sia utile e soprattutto funzionale. Scusa, se ti interrompo. Bisogna che levi il video perché la rete non è molto performante, non sentiamo bene. Forse senza video riusciamo a sentire meglio. Scusa. Perfetto. Ok, perfetto. Meglio che così mi emoziono meno, va bene così. Allora, professore, dicevo, la cosa importante che per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, è stato avere il quadro chiaro di come attraverso un compito di realtà si passi ad evidenziare dei processi che si attivano in questi compiti e che quindi di conseguenza in maniera direi naturale si evidenziano le competenze. Questi passaggi che sono stati, grazie al corso, sono stati, come dire, resi chiari, fanno la differenza. Io quello che ho, per quanto mi riguarda, sempre penso che da parte mia, ma mi sono anche confrontata con le colleghe in questi giorni a proposito di questo argomento, è il punto di partenza, ovvero io mi scusi poi non l'ho detto, sono insegnante di scuola dell'infanzia, per noi è importante approfondire la tematica del compito autentico perché quello è il punto di partenza che in qualche maniera influenza tutta la didattica, tutto l'intervento a seguire. Quindi noi ci siamo confrontati e abbiamo capito che forse lì c'è qualcosa che va ancora approfondito proprio per far sì che l'argomento sia più nelle nostre corde, venga poi reso più, come dire, più di confidenza, ma uno lo impara e quindi mano a mano lo mette in pratica. E questo è un aspetto. Poi le volevo dire che noi comunque in questo periodo eravamo proprio alle prese con questo problema, cioè quello della valutazione, e quindi diciamo che il corso ci ha aiutato molto. Io ho un po', come dire, indirizzato verso questo tipo di rubrica valutativa che è stata fatta appositamente per questo periodo. Ovviamente tutto è più complesso, insomma, però in linea di massima io credo che il fatto che sia stato identificato con chiarezza siano stati identificati con chiarezza questi passaggi sono una base per un ulteriore studio e approfondimento che permette proprio di cambiare quasi radicalmente la didattica, insomma. Ecco, questo era quello che volevo dire e ringraziare voi naturalmente. Grazie anche della disponibilità, chiaramente senza preparazione, senza essere così disponibile, senza un preavviso, è veramente apprezziamo molto. Se ci sono anche altre persone che... Grazie, buonasera. Se ci sono altre persone che vogliono intervenire, con molto piacere, perché mi sembra importante che abbiate la possibilità di parlare e di esprimere il vostro punto di vista. Anche se avete solo, non volete parlare, volete mandare invece una vostra tabella,
nostra rubrica, ben volentieri noi senza dire il nome la facciamo vedere e ne discutiamo. Io credo che quello che è emerso da questa, anche da questo intervento, è un po' il discorso che stava facendo prima Maila, su cui abbiamo lavorato precedentemente, ovvero la sinergia tra i vari momenti, il momento progettuale, l'azione didattica con i suoi feedback e l'elemento valutativo. Non possiamo parlare di valutare, di certificare le competenze se non lavoriamo per compiti autentici e per competenze, ma se non lavoriamo non perché ogni tanto facciamo un compito di realtà, ma se non ci lavoriamo nella quotidianità, perché il problema è che questi processi, centrare sui processi significa che gli studenti sono abituati a evidenziare questi processi, a essere consapevoli dei processi, quindi non può essere un lavoro fatto una tantum. E dall'altro però capire, come diceva la vostra ultima collega, quali sono i compiti autentici. Noi ne parliamo tanto di compiti autentici, però poi la scuola li trasforma. Io credo in questo, credo che vada esplicitata questa frase, che significa che la scuola li trasforma, che quando un'attività la facciamo dentro l'aula, quell'attività diventa formale e non sempre riesce a mantenere quell'aspetto di autenticità, perché l'autenticità è data dal contesto. Io penso che questa sia la contraddizione più grande che noi abbiamo. Noi stiamo in un ambito formale, che è la scuola, è bene che sia formale ed è necessario che sia formale. Qual è il vantaggio della scuola? Che è un ambito protetto in cui uno può sperimentare senza problemi, che può fare errori senza problemi. È un ambito protetto in cui uno può imparare perché può sperimentare. La scuola è questo. Ma proprio per questo qui, essendo un ambito protetto, molto spesso non c'è la spazio per una vera autenticità. Se voi riflettete un attimo, pensate alla scuola superiore. Qual è stato il grosso modifica degli ultimi anni? L'alternanza. Cioè ci si è accorti che certe questioni non possono avvenire solo nella scuola e uno deve andarli a sperimentare. I contesti li capisce, i contesti lavorativi, solo se si immerge nei contesti lavorativi. Questo vale anche per l'università. L'importanza di uno stage, di un project work realizzato in azienda, di un tirocinio, è fondamentale. Io nel lavoro che faccio, nel tirocinio in azienda, comprendo il senso del quello che viene fatto in classe. Che significa comprendere il senso? Posso capire benissimo che significa metro, centimetro, millimetro, ma finché io non lo vedo concretamente, non mi rendo conto che un centimetro è quel segmento lì, io posso parlarne quanto mi pare, però non me lo incorporo quel concetto. Ugualmente, l'alternanza con i tirocini, i project work e gli stage in azienda mi permette di dare senso. La stessa cosa pensiamola però nella scuola dell'infanzia, alla scuola primaria. E su questo pensare alle competenze significa un po' quello che abbiamo fatto, uno degli aspetti positivi in questo percorso che è negativo complessivamente di lockdown. Ovvero che molte attività che sono state assegnate erano fatte a casa, in un contesto non formale, con materiali non predisposti, e questo ha dato autenticità al compito. Dico questo proprio per sottolineare quanto sia difficile spesso a scuola pensare a compiti autentici. Dobbiamo pensarli o rapportandoli alla quotidianità delle studenti, alle interazioni, a quello che dicono, quindi ad aspetti quasi non, a non compiti, ma al loro essere, al loro relazionarsi tra studenti, a quello che avviene nella loro vita reale, perché anche all'interno della scuola c'è una vita reale che è quella delle relazioni fra gli studenti.
oppure pensarlo in rapporto a attività che assegniamo e che loro debbono completare fuori dalle mura scolastiche. È chiaro che ci possono essere anche altri compiti di realtà fatti nella scuola, però non dimentichiamo questo aspetto qua, che spesso traducendolo dentro la scuola perdiamo parte dell'autenticità, e questo rende ancora più complesso il lavoro. Dall'altro è quello che veniva detto nell'ultimo intervento, ovvero pensare ai processi significa pensare alle competenze, dove processo non è una procedura, processo è un percorso che richiede al soggetto di mettere in atto più aspetti del proprio modo di essere, cognitivi, affettivi, emozionali, come in una procedura, un meccanismo in modo automatico, un fare in modo automatico. Nel processo è presente anche la scelta, la decisione. Tornerei a questo punto per concretizzare un po' quello che dico all'ultima slide, e chiederei a Maila se me la può visionare. Condivido. Prima di farla vedere, prima di discuterla, però sollecito, se ci sono altre persone che sono disponibili a intervenire, mi farebbe molto piacere, perché sarebbe una ricchezza per tutti. Abbiamo inserito, scusate, l'avete anche voi dei tasselli grigi sopra le slide? O solo io? E si vedono, prof. È questo. È quello lì, da cosa dipende? Era c'ho la chat aperta e è andata sopra la slide anziché sotto, non so perché. Ok, perfetto, adesso già la sei riuscita a ridurlo. Sì. Questo schema è uno schema che è come se riguardassi tre momenti del lavoro. Nella sinistra trovati tre momenti. La fase 1 è sparito l'1, però ci dovrebbe essere una, e poi ci dovrebbe essere uno spazio tra problematizzazione e assegnazione. C'è un primo momento che potremmo vedere come asincrono, un momento in itinere e un momento finale sincrono. È una proposta rispetto al lavoro a distanza, ma potrebbe essere anche, poi lo rivedremo, adatto per attività in presenza. L'inizio di solito è un momento di input, un problema, una domanda che ha fatto uno studente, un circle time, come avviene molte volte fin dalla scuola dell'infanzia, un dibattito in classe che permette di far emergere una serie di elementi. C'è molto spesso poi la definizione del compito autentico, cioè da questo dibattito emerge un problema, e questo problema può essere trasformato in un compito. E esplicitazione quindi di alcune, per fare questo compito, di alcune concettualizzazioni, di alcuni materiali già spesso posseduti dallo studente. C'è una fase iniziale. Se sono in classe, spesso è l'input iniziale. Se sono a distanza, questa è la parte che avviene molto spesso con l'asincrono, con i materiali che inserisco, con l'assegnazione di un compito che viene dato. La seconda fase è la fase intermedia, è la fase più complessa a distanza. Se state in presenza, questa seconda fase è l'accompagnamento che fate agli studenti, ai gruppi di studenti mentre lavorano. È un accompagnamento che ha un doppio significato. Da un lato vi permette di aiutare chi ha bisogno di una maggiore approfondimento e spiegazione. Dall'altro permette anche a voi di correggere il tiro. Se il compito iniziale non è stato esplicitato in modo del tutto chiaro o altro, nella fase di lavoro e di regolazione in itinere voi avete la possibilità di intervenire. La difficoltà nelle learning, nella DAD, è questa, che voi non avete la possibilità di intervenire in
itinere per correggere il tiro. E questo cosa porta? Porta al fatto che il compito assegnato nella fase iniziale deve essere tanto più chiaro, tanto più preciso e aver previsto tutte le possibili fraintendimenti che gli studenti potrebbero avere. E poi c'è la terza fase. La terza fase di cui parlava pure prima Maila. La terza fase che dovremmo mettere sempre più come dispositivo presente in tutte le nostre azioni se intendiamo lavorare per competenze. Se voi se discutiamo tra insegnanti, la prima cosa che emerge è che la difficoltà della gestione dei tempi porta a arrivare lunghi quasi sempre. Per cui la fase finale è una fase che è spesso un po'... In realtà è la parte principale dell'attività. È il momento in cui permettete allo studente di mettere insieme tutti i frammenti che ha elaborato. Non solo, permette anche allo studente di riflettere sui progetti, processi. Il problema non è solo che l'insegnante vede i processi, non è solo far lavorare sui processi, ma questi processi devono diventare un elemento di vita, di consapevolezza per i vostri studenti. E in che modo? Lo diceva già prima Maila. La rubrica è un primo strumento. La rubrica è un aspetto che voi trovate inserite fin dalla fase iniziale, quindi già quando assegno il compito do la rubrica, perché la rubrica permette allo studente di capire quali sono gli elementi più importanti del compito, quelli che saranno valutati perché sono importanti. Ma la rubrica permette anche di riflettere poi, di riguardare il proprio compito, autovalutarlo o covalutarlo insieme al docente e spesso ancora più in modo più interessante insieme al proprio pari, una covalutazione. La stessa, oltre a questo, chiedersi com'è andata, come hai lavorato, cioè chiedere alla fine del lavoro di esplicitare queste modalità. Lo hai trovato facile, difficile? Ma anche cosa ti ha aiutato, chi ti ha aiutato? Molto spesso è emerso anche nel dibattito di oggi la preoccupazione dell'aiuto che danno i genitori. Spesso i problemi si superano esplicitandoli, ovvero vedendo questo aspetto come un elemento che fa parte del processo, in questo modo riusciamo a capire meglio il ruolo che ha avuto l'altro, il ruolo anche che lo studente ha, alla percezione che lo studente ha del ruolo dell'altro. Tenete conto che anche in classe una delle critiche maggiori al lavoro di gruppo è: non so cosa ha fatto il singolo. Io penso che questo aspetto dobbiamo superarlo. Cioè noi andiamo verso una società che ha sempre più bisogno che le persone lavorino in modo collaborativo. Se però a scuola ci limitiamo su questo aspetto, se il problema che abbiamo quando lavorano a casa è che ruolo avranno avuto i genitori, allora capite che andiamo anche a inficiare sulla capacità di costruire, di rafforzare un modo collaborativo di lavorare. E un aspetto su cui noi stiamo lavorando anche a livello di lezione universitaria è il One Minute Paper, che è dopo, di cui poi parlerà Maila velocemente. Ora, è chiaro che se io chiedo tutte le volte come è andata e come hai lavorato, mi serve più tempo. Ma io credo che se non c'è questo momento riflessivo finale, il fatto che la competenza abbia attivato dei processi diventa una cosa di per sé poco significativa. Cioè, se il processo attivato non è qualcosa di cui si sente, di cui è consapevole lo studente, allora è inutile aver attivato questo aspetto. È chiaro che qui dobbiamo ripensare i nostri tempi, ripensare un po' anche alle nostre priorità.
se noi riteniamo che rafforzare questo elemento permetta di migliorare la qualità degli apprendimenti, se pensiamo che lavorare sulle competenze permetta di migliorare la qualità degli apprendimenti, allora forse dovremmo riflettere sul fatto di lasciare più in autonomia il lavoro sulle procedure, un po' come diceva quell'insegnante di cui parlava prima Maila, dice forse è più importante che lavoriamo sui processi e poi le procedure, uno con gli esercizi, li può anche fare in altro momento e tutto quanto. Sottolineo che se noi aumentiamo l'autonomia nello studio dello studente, noi rafforziamo, guadagniamo del tempo e rafforziamo anche la possibilità per lo studente di recuperare altri elementi. È chiaro che poi questo aspetto dovremmo un minimo adeguarlo al singolo studente, alle capacità del singolo studente, ai problemi del singolo studente. Quindi abbiamo qui questi tre momenti, la problematizzazione iniziale, il lavoro autonomo e il debriefing finale. Voi capite che lavorare per competenze, per lavorare con competenze, questi tre momenti devono essere ben progettati e previsti. Il momento iniziale è sicuramente il momento della struttura del compito, con le tre caratteristiche che abbiamo evidenziato fin dal primo volta. Individuare una situazione, capire come supportare lo studente, come fare scaffolding e che materiali fornire. E anche fornire la rubrica. Questo qui vale in questa fase e vale anche se stiamo totalmente in presenza. Forse in questa fase era più facile addirittura trovare dei compiti autentici, ma in questa fase era poi molto più difficile il secondo passaggio, quello sul supporto in itinere. Come poter dare un supporto in itinere? Potrebbero essere, se stiamo a distanza, messaggi, sentire delle regolarmente brevi interventi o sentire velocemente l'andamento del processo sul lavoro. In presenza invece questa regolazione in itinere è importante e vanno previsti i feedback da dare in questa fase. L'ultima fase è la fase della compilazione della rubrica e dei processi, questa quindi terza colonna è quella che è riferita al lavoro che abbiamo proposto in questa sede. Io terminerei qui, magari se tu Maila, levando le slide, puoi anche descrivere quel discorso del One Minute Paper, che può essere anche un divertente modalità di finire un incontro, una lezione che possiamo fare a diversi livelli di scuola. Sì, il One Minute Paper è una tecnica didattica che risale agli anni 90 e la cui paternità è condivisa tra varie università americane, tuttora molto utilizzata nelle lezioni, soprattutto universitarie negli Stati Uniti. In pratica si tratta, perché One Minute Paper? Perché si tratta di dare agli studenti, alla fine di ciascuna lezione o sessione didattica, un minuto di tempo, comunque un tempo molto limitato, per rispondere nell'immediato a tre domande. E le tre domande sono all'incirca: quali sono i tre concetti, le tre cose che hai appreso dalla lezione di oggi? Poi la seconda domanda è: quali riflessioni, quali domande ti ha suscitato la lezione di oggi? E quelle cose che proprio non hai capito di quanto è stato detto oggi. Gli studenti sono invitati a rispondere velocissimamente a queste tre domande e la risposta può essere data a carta e penna in dei foglietti che poi vengono messi in un'apposita scatola, oppure essere fatto online con i form di Google, con Mentimeter, con qualsiasi strumento consenta una domanda e risposta immediata. A che cosa serve la lettura e la rielaborazione delle risposte degli studenti? Ha principalmente una funzione generativa, ristrutturativa sulla progettazione didattica del docente, il quale intanto capisce se c'è allineamento
tra i suoi gli obiettivi che si è posto durante la lezione e quanto è stato recepito dagli studenti, perché se i concetti chiave che il docente aveva voluto, stavolta il mio, vero, di audio che non va? Sì, tranquilla, tranquilla, vai avanti, va bene. Se i concetti chiave che effettivamente aveva messo come fili rossi della sua lezione sono stati colti dagli studenti, significa che è andato nella direzione giusta. E per quanto riguarda le riflessioni e i punti critici che gli studenti non hanno compreso, gli consentono di rivedere, ristrutturare il suo percorso didattico, di andare a puntualizzare quello che è necessario puntualizzare e a ridefinire, diciamo, il percorso successivo. Quindi in un principio di tipo generativo, che in effetti poi negli Stati Uniti, no, sfocia nel thinking design come procedura, come metodologia in qualche modo di progettazione della lezione. È una tecnica che abbiamo sperimentato con i nostri studenti, molto veloce da mettere in pratica. Gli studenti si abituano facilmente, sanno ormai che le tre domande a cui devono rispondere, quindi il minuto, i due minuti di tempo, io in genere do 5 minuti, visto che siamo online, vengono rispettati da tutti, tutti rispondono e le risposte sono veramente utili per, da essere riprese subito o nella lezione successiva. Grazie Maila. Ma io sintetizzerei alcune questioni, poi lascerei dello spazio, invito tutti a mettere magari delle domande scritte in questo momento, in modo che tutti coloro che hanno parlato dall'inizio dell'incontro fino adesso possano rispondere e approfondire alcuni aspetti. Credo, al di là adesso, senza riprendere il percorso nello specifico, quindi la tabella, quindi la rubrica e la tabella delle competenze, penso che quello che era interessante oggi era un po' focalizzare i pregi e i difetti, i problemi e le modalità operative. Quello che è emerso è come la didattica a distanza sta influendo su tutto il processo. È stato interessante cogliere i pro e i contro che la didattica a distanza ha permesso in questa fase. Io vorrei essere molto chiaro a questo punto. Mi specchio profondamente su un commento che una di voi ha fatto e che adesso pubblico. Spero si veda. Credo che non si possa negare che la DAD ci abbia insegnato molto anche nel rapporto scuola-famiglia, ma mi auguro che si voglia investire negli atti in presa settembre. Ecco, questo penso che sia l'elemento che condividiamo tutti, da cui vorrei partire. Quello che noi analizziamo in questo momento negli atti a distanza è solo questo. Io la vedo come la didattica a distanza come un cataclisma che ci è venuto addosso e che ci ha costretto a vedere cose che magari non vedevamo prima. Non perché mi piace la didattica a distanza, ma perché, dico molto spesso, c'era già nella scuola un pulcino, ma questo pulcino stava dentro l'uovo. La didattica a distanza ha rotto l'uovo e sta permettendo al pulcino di emergere. In cosa consiste questo pulcino? Ma penso in molte delle cose che noi stiamo discutendo in questo momento. La didattica per competenze. Noi ci rendiamo conto che è importante attivare gli studenti e attivarli su dei processi di decisione, di riflessione, di meta-riflessione. Siamo tutti convinti, lo facciamo tutti più o meno consapevolmente, ora dobbiamo far diventare questa convinzione o questo sentire profondo e questo essere inconsapevole e questo fare inconsapevoli, non fare esplicito e consapevole. La didattica a distanza ci ha costretto a questo, perché i compiti che facciamo erano, per chi li ha fatti, per chi si è mosso in modo saggio, diciamo, erano compiti autentici, perché abbiamo dovuto pensare più alla progettazione, perché abbiamo dovuto in modo più profondo organizzare le consegne, dato che non potevamo essere lì in presenza a regolare.
La distanza ci ha permesso questo, però adesso occorre che questa consapevolezza noi ce la portiamo dietro, soprattutto per la presenza, perché poi la presenza ci favorirà sotto altre, molte altre questioni. C'è un aspetto che molti, anche a livello, in tutti i livelli di scuola, hanno percepito. Quello che è mancato maggiormente è stato anche il rapporto tra studenti. Quel rapporto molto basato sul linguaggio non verbale che noi abbiamo in classe e che hanno gli studenti nel relazionarsi tra di loro. Vi riporto questa affermazione di una mia studentessa, quindi d'accordo, è una studentessa universitaria. Ma diceva, quando io sono in classe e non capisco qualcosa, mi chiedo, mi faccio una domanda. Non capisco, perché sono io che sono stupida o perché è il professore che non è chiaro? E diceva, qual è il mio strumento per capire se sono io o se è il professore? E lo strumento è capire, guardo in faccia gli altri e vedo se gli altri hanno una faccia a punto interrogativo. Se gli altri stanno mormorando e non stanno attenti, allora forse mi posso tranquillizzare. Ecco, è questo linguaggio non verbale che è mancato, questa possibilità che è fondamentale per l'apprendimento, di capire come gli altri che sono vicino a me stanno procedendo nel percorso. E questo aspetto di come procedono è un aspetto che è fondamentale fin dall'infanzia. L'apprendimento è un processo collettivo. E di questo abbiamo molto percepito, questo ci è mancato della presenza, questa possibilità dell'apprendimento, di vedere fino in fondo quanto l'apprendimento sia un processo sociale, non solo perché ci parliamo, quello l'abbiamo mantenuto, i miei studenti si parlano adesso molto più di prima, uno dei vantaggi della distanza è stato che sono riusciti a comunicare moltissimo tramite tutte le modalità. Ma quello che ci è mancato è stato tutto il linguaggio non verbale, che è fondamentale per l'apprendimento. Arrivo un attimo a riprendere molte delle azioni che state facendo e invito anche gli altri relatori di questo incontro a intervenire. Provo a leggere che è esplosa la ricchezza della rete. Sonia Mercuri, sono d'accordo che un compito perda di autenticità se viene svolto in classe. Io ho potuto apprezzare appieno le competenze di un mio alunno solo grazie alla DAD. Ecco, io questo, non voglio dire che si deve fare solo DAD, però se noi riuscissimo a pensare a un blended un po' più significativo, cioè a permettere agli studenti di esprimersi come riescono a esprimersi fuori da certi schemi, credo che sarebbe molto positivo anche portarselo in futuro. Carla Cecoli, condivido che la DAD abbia messo in evidenza la qualità della comunità orizzontale. C'è anche un altro aspetto, e qui mi viene in mente, che mi sembra importante riprendere. La DAD ha permesso anche un'interazione tra agenzie formative, o meglio, dobbiamo ripensare a come far interagire meglio le agenzie formative. E non penso solo alla scuola e alla famiglia, penso anche agli educatori. Noi andremo verso un'estate in cui ci saranno molte attività gestite da educatori, attività estive o altro. Come la scuola si rapporta a tutte queste, a queste agenzie formative? Non d'estate, chiaramente, ma il rapporto con l'educatore ce l'abbiamo spesso in classe. Che ruolo ha avuto l'educatore? Come ci siamo rapportati in questo periodo? Spesso gli educatori sono stati esclusi dal rapporto con gli studenti, o in alcuni casi sono esclusi, in altri e hanno fatto la differenza, hanno collaborato con la scuola da un lato e con la famiglia dall'altro. E quindi questa comunità orizzontale di cui parla Carla mi sembra molto importante. Vilma afferma, prendiamo solo il positivo della DAD, ma dobbiamo investire nelle relazioni tra coetanei e con i docenti. Dobbiamo investire molto.
sappiamo che cercheremo di fare il massimo, ma la DAD più di tanto non potrà, e quindi qui la presenza diventa un elemento. Penso che questo, l'interazione l'abbiamo capita fino in fondo cosa significa. Lo dicevo prima, non solo il linguaggio sociale, ma l'aspetto sociale dell'apprendimento attraverso il linguaggio non verbale. Anita Ferraro, il dubbio che mi sono posta è: ma il compito autentico va cercato quando accade o costruito? Questa è una domanda bellissima. Provo a rispondere io, ma mi piacerebbe anche che qualcun altro dei relatori di oggi intervenisse. Io credo che noi dobbiamo essere molto attenti e osservare quello che succede e riuscire a cogliere. Ma quasi sempre poi, quando lo cogliamo, lo modifichiamo anche. Non è che l'esercizio è tout court quello che è emerso. Vi ricordate l'esercizio sulle figurine? Chiaramente il problema delle figurine era un problema nato nel contesto scuola, fuori dall'attività didattica. Ma poi l'insegnante ci ha messo di mezzo la statistica, ci ha messo di mezzo il calcolo della probabilità, ci ha messo di mezzo tutta una serie di aspetti formali. Quindi capite che poi un pochetto lo modifico, e lo modifico anche ricostruendolo. Quindi l'intervento vi è sempre del docente. Altre volte però può essere anche un maggiormente dell'insegnante nella costruzione. Quello che però è fondamentale è che in ogni caso sia autentico per lo studente. Io purtroppo insegno, di questo lo spiego perché, scienza della formazione primaria. Se io do delle attività di costruire dei percorsi didattici, italiano, si riesce a fare qualcosa. Se poco poco chiedo di costruire, specialmente nei primi anni, un compito, un'attività di matematica, trovo delle difficoltà enormi. Cioè, lo stesso concetto, loro sanno pure cosa significa obiettivo e tutte le varie menate della didattica, ma non riescono ad applicarlo a quello che non padroneggiano. Ho chiesto ultimamente di pensare a dei mediatori per fare degli esempi in cui la moltiplicazione, per dimostrare che il risultato della moltiplicazione non è sempre maggiore di uno dei due fattori. E loro, pochissimi hanno pensato che pensavo ai numeri decimali. La maggioranza mi ha detto: ah, se moltiplico per 0 o 5 per 0 fa meno di 5. Allora capite che è inutile dopo poter applicare degli aspetti della didattica. Se io quei concetti non ce l'ho miei, non posso fare un compito autentico su qualcosa che non sento come mio e profondamente mio. Quindi il costruito può essere anche in parte forzato rispetto a quello che emerge, ma sempre dobbiamo fare in modo che gli elementi di lo studia, li viva, li senta, siano incarnati in lui, siano profondi, perché altrimenti non posso mettere in atto i processi più avanzati. Per mettere in atto un processo avanzato come quelli di cui stiamo parlando, occorre che io quelle cose le domini, ci giochi. Proviamo a sentire, vediamo Giovannina. Non ci si può improvvisare insegnanti esperti di DAD, ma rivedendo la programmazione e progettando in maniera differente si possono raggiungere gli obiettivi, sicuramente. E ancora, non si può... Ah, è la stessa domanda, è stata reinserita due volte. Vilma, l'università partirà in presenza anno scolastico prossimo? L'università di Macerata si è impegnata a partire il più possibile in presenza. Cioè, penso che attueremo delle modalità blended. Questa è proprio, ce lo siamo preso come impegno. La difficoltà è che potremo usare solo parzialmente le aule, perché solo possiamo utilizzare le aule che erano per 100 persone per 30-40. Quindi, avendo meno aule, lavoreremo sull'orario continuato dalla mattina alla sera e su 6 giorni su 7.
lavoreremo per ampliare il periodo, i semestri, incominciando già a settembre alcune attività. Quindi noi cerchiamo un impegno che abbiamo preso e stiamo studiando insieme ai direttori di dipartimenti, il rettore l'ha presa proprio come una sua bandiera, l'impegno di partire in presenza. Ugualmente cercheremo, proprio per rendere possibile questo, di attuare un 30% in blended per superare il problema degli spazi. Il problema degli spazi, stiamo già vedendo teatri o altro per fare le lezioni con più studenti. Ilaria, alcuni ragazzi di scuole superiori si sono avvantaggiati in questo tipo di didattica. Sicuramente. Vediamo ancora. Classe virtuale prima B. Nella DAD io mi sono persa a metà della classe. Sono i persi che ci sono, soprattutto coloro, tra i persi ci sono coloro che più avevano bisogno di essere accompagnati nel progetto di apprendimento. Questo è l'aspetto più doloroso della DAD. Ovvero, molto spesso quelli più deboli sono anche quelli che hanno maggiore bisogno del linguaggio non verbale. E quindi sono quelli che hanno più bisogno della presenza. Non è solo che devono essere più accompagnati, è proprio di un diverso tipo di linguaggio di cui hanno bisogno. E l'aspetto non verbale diventa importante. Molte madri mi hanno detto, con figli che hanno dei problemi, che all'inizio erano partiti con entusiasmo, man mano c'è stata più stanchezza, proprio perché è mancato questo supporto del non verbale che rendeva sopportabile la scuola, che rendeva possibile l'apprendimento a scuola. Ed è vero, questo elemento c'è. Teniamo conto che i più deboli sono anche quelli socialmente più deboli, quelli che magari non avevano gli strumenti digitali o che non avevano i genitori che li accompagnavano nelle attività, oppure quelli che non avevano degli ambienti. A livello universitario i problemi maggiori sono stati da parte degli studenti che mi hanno detto potevo fare tutto, solo che in casa, che non è neanche grande, io lavoravo, mia madre lavorava, mio fratello lavorava, mio padre lavorava, avevamo tutti bisogno della rete, da un lato, c'avevo pure mio fratello più piccolo che continuava a correre di qua e di là, il livello mio di attenzione è stato minore. Stesso problema penso che sia avvenuto in realtà della scuola primaria, quindi questo problema ambientale è un problema molto sentito. Noi faremo come Sirem e Sipes anche un incontro, e domani faremo proprio, parleremo di questo problema in un incontro con le scuole maceratesi della provincia di Macerata, Pesaro e Macerata, Fermo e Ascoli. Anzi, chiedo dopo a Silvia se può illustrare un po' il tema dell'incontro di domani. Tra i persi ci sono soprattutto loro che più avevano bisogno di essere accompagnati. Nella classe virtuale prima B non eravamo pronti noi, ma soprattutto non erano pronte le famiglie. E questo è un altro aspetto. Le scuole che hanno funzionato meglio, le classi che hanno funzionato meglio, e questo anche con i ragazzi più deboli, sono quelle che già utilizzavano il digitale a prescindere da questa esperienza. Chi era già abituato, aveva l'ambiente online, è quello che si è mosso tranquillamente, con più continuità. Questo però ci deve insegnare che noi dobbiamo saper usare tutti gli strumenti, prima o poi vengono buoni tutti. Avere un ventaglio più ampio può aiutarci nel momento della difficoltà. Nicoletta Gutini, attraverso la DAD un mio alunno in difficoltà fin dalla prima, perché non seguito e ascoltato dalla famiglia, sempre impegnato, ora ha recuperato il rapporto tutoriale col padre ed è sbocciato. Sì, sono i momenti differenti, cioè effettivamente, come dicevo prima, la famiglia ha percepito alcuni processi di cui non percepiva la problematicità. Anche questo è successo, anche se nella maggioranza dei casi la difficoltà è stata quella proprio della separazione.
ho letto un messaggio mandato da una da un bambino ad un a proprio insegnante: non vedo l'ora di abbracciarti. Un bambino con difficoltà, che questa è stata una delle prime frasi che ha scritto per intero, ed è commovente, però capiamo anche qual è la problematicità. Maria Laura Moreni: la DAD ha fatto emergere una bambina che prima era rimasta isolata, ma al contempo ha creato un divario enorme con coloro che avevano e hanno bisogno di un contatto diretto e di una presenza. È quello che ho detto anch'io prima. Purtroppo sì. Servono occasioni di formazione disciplinare. Alcuni bambini si sono persi, purtroppo, non frequentano le lezioni e non restituiscono nulla. E lo so, lo dicevo, per cui sappiamo che qui è stato molto importante anche il lavoro fatto dalle scuole. Ci sono stati dei dirigenti che hanno fatto quasi casa a casa per assicurarsi che gli strumenti ci fossero, dando gli strumenti della scuola alle famiglie. In certi casi questo è servito, in altri però anche una buona volontà non è stata sufficiente. Daniela Piangiarelli: una mia alunna è migliorata con la DAD, ma mi sono anche chiesta se il suo miglioramento fosse dovuto alla presenza più costante della famiglia. Sicuramente. Quando dicevo prima che dobbiamo capire come scuola che non possiamo fare tutto, come siamo un'agenzia fra agenzie, ecco, questo lo abbiamo, la DAD ce l'ha dimostrato. Ognuno di noi può fare molto, ma non può fare tutto. In questa società, è una società della rete, funziona la relazione, non funziona tanto il singolo performante. Quando parlo di singolo parlo pure di istituzione, ma diventa fondamentale la relazione. Me ne sono accorto anche ultimamente a certi lavori fatti con gli studenti, dove loro mi hanno messo in evidenza come concetti di una disciplina funzionano quando sono ripresi da altre discipline. Quindi quello che faccio in matematica lo riprende storia, e allora mi accorgo e capisco più in profondità. Magari la tabella che ho fatto in matematica la rivedo in geografia, ed è la sinergia, come se una disciplina illuminasse l'altra, ma anche ogni agenzia formativa illumina un'altra. La DAD aumenta la differenza, su questo io starei attento. Spesso non ce ne accorgiamo a scuola delle differenze, perché quello studente che non è accompagnato dalla famiglia non è accompagnato anche quando c'era la scuola, e non sempre questa carenza poi la percepiamo. Secondo me la DAD ha fatto esplodere certi elementi che comunque sono presenti, disuguaglianze che sono presenti comunque. Il linguaggio non verbale è fondamentale per la scuola dell'infanzia, sicuramente. Ilaria Olivari, Luigina Taschini: nella scuola dell'infanzia i bambini hanno bisogno di contatto fisico, del sorriso, dell'abbraccio, dell'amore della maestra in tutti i sensi, non solo nella scuola dell'infanzia. Io penso che anche all'università i ragazzi mi hanno detto che è mancata la pacca sulle spalle, non del docente ma del collega, il superare dei momenti, cioè il linguaggio non verbale è sempre, ce ne ho bisogno io a 70 anni, è uno dei linguaggi fondamentali che accompagnano, non riusciamo tutto a dire con le parole. Il linguaggio non verbale è presente in tutte le nostre interazioni. Roberta: ce ne accorgiamo di più nella scuola d'infanzia, forse perché in apparenza pesa meno il linguaggio verbale. Anche se poi questo non è del tutto vero, per cui lo percepiamo in modo diverso, però vorrei sottolineare quanto sia importante in tutte le fasi. La DAD è stata l'occasione per far emergere il tipo di relazione genitori-figlio, cosa che ci aiuterà anche nel ritorno a scuola. Speriamo che di mantenere, ma quello che dicevo prima, facciamo in modo di lasciarla attivato. Compiti autentici anche a casa, in cui le famiglie possono collaborare e debbono collaborare con i propri figli, e capire quindi i processi, capire che sta crescendo quel figlio, non solo perché ha preso 10. Come insegnante sento sensi di colpa verso tanti bambini con difficoltà, e spero che abbiamo modo di recuperare, sicuramente.
la responsabilità di voi docenti è altissima e la sensibilità pure da quello che sta emergendo anche in questa chat. Credo che uno degli aspetti positivi della DAD, ma ancora in generale di questo periodo, è che alcuni genitori hanno iniziato a conoscere i figli e vi pare poco. Diamogli però il tempo di conoscerlo anche con le attività che proponiamo. La DAD mi ha insegnato ad allargare la mia idea di ambienti di apprendimento in presenza. Cercherò di non dimenticare che si possono creare nuove sinergie tra ambiente scolastico e familiare, sicuramente, e creare esperienze veramente significative e autentiche di apprendimento. Penso di aver letto, sono molto interessanti queste vostre osservazioni. Inviterei velocemente anche gli altri, farei un giro veloce. Cristina, due parole, un saluto finale, poi chiudiamo, facciamo un giro un po' veloce a tutti. Cristina, inizia tu, seguo l'elenco. Non è attenta, gli metto una nota. Michela. Professore, sono attenta ma non riesco a riattivare la telecamera, quindi... non posso darti una nota allora. Vai, no, vai. No. Io penso che questo sia stato veramente un aggiornamento e un arricchimento sia per quanto riguarda la possibilità di formarci, sia per quanto riguarda la possibilità di trovare degli strumenti nuovi, ecco. Perché sicuramente c'è stato utile, proprio vorrei riprendere quella parola che mi è piaciuta molto, una bussola per orientarci in questo momento storico, diciamo, di cambiamento storico e di non dover assolutamente dimenticarci di questo momento e soprattutto di tutto quello che abbiamo potuto attivare e strumenti che abbiamo potuto creare anche grazie a questo corso, perché sicuramente poterlo condividere, confrontarci, riuscire a poterlo mettere a puntino e quindi riuscire a metterlo in atto e anche condividerlo con le colleghe, secondo me, è stato veramente utile. Quindi non mi dilungo, però diciamo di la parola che mi porto via è proprio questa, che possa essere una bussola, un orientamento. E le bussole bisogna usarle più spesso, quindi ripropongo, sì. Ripropongo il discorso di andare avanti su questa strada l'anno prossimo proprio per accompagnarci insieme in presenza a sperimentarlo. Assolutamente sì. Maria Grazia. Grazie. Maria Grazia Taffi. Mi sentite? Vai. Sì, perfetto, vai. Bene, io concordo con quanto ha detto la collega. Per noi è stato veramente un momento di grande aiuto e di grande formazione. L'abbiamo vissuto su due fronti, diciamo, sul fronte di sostegno alle scuole, ma anche a livello personale come nostra crescita. Ed è stato veramente, veramente molto, molto utile. Ho notato un grande cambiamento, che sta avvenendo in maniera, diciamo, che è esplosa, però credo che avrà una sua continuità. E per questo sì, la metafora della bussola la richiamo anch'io. Intanto, prima di dare... Scusami, non pensavo che avevi finito. Niente, volevo solo salutare tutti, è stato un piacere. Grazie, Maria Grazia. Prima di dare la parola a Michela, vorrei salutare, leggere il messaggio di Simona Santinelli. Co-costruzione del sapere con le famiglie, un valore aggiunto che non era sottinteso. Pensiamoci, perché è come se noi potessimo dare il massimo quando comprendiamo anche il limite della scuola, cioè dove possiamo arrivare, dove invece è importante essere nodo di una rete. E questo rafforza il nostro operato. Poi leggerò anche gli altri interventi, intanto la parola a Michela Fava. Eccomi, sì.
Dunque, noi abbiamo parlato di DAD e abbiamo parlato di competenze, quindi diciamo ci siamo fatti una passeggiata perché abbiamo toccato due pilastri davvero complicati. Comunque ho sentito tanti spunti interessanti, ho ascoltato un po' gli interventi che sono stati fatti e quindi abbiamo parecchie cose su cui riflettere e per ripartire. Va tutto sperimentato, va tutto ritoccato, va tutto migliorato e quindi questo è, diciamo, un po' l'ottica che ci proponiamo, spero. E quindi poi pian pianino tutto questo sarà sempre più chiaro, ma secondo me la partenza è stata proprio buona. Quindi vi ringrazio davvero per come avete risposto a tutto e insomma è stato veramente bello stare qui. E grazie. Prima di dare la parola a Concetta Foderà, leggo l'intervento di Nicoletta Cutini. Per recuperare i bambini assenti perché in difficoltà con i dispositivi digitali e non supportati dalla famiglia, io e la mia collega li abbiamo cercati casa a casa, individualmente con messaggi. E questo mi è stato detto anche da altri docenti. Il punto di partenza è stato l'attivare la relazione. Se vi ricordate, in un'altra webinar come questa, una docente l'aveva ritrovata in dei social, erano studenti delle medie. Cioè, il problema è come attivare. Poi, quando la relazione è attivata, è più facile, se non sopraggiunge la stanchezza di cui parlavo prima. Concetta a te. Io vorrei dire questo, cioè nel senso che il nostro percorso è stato comunque un'opportunità in un momento di emergenza, un'opportunità sia per chi ha partecipato al percorso formativo, sia anche per noi che insomma ci siamo trovati a gestire questa attività. E abbiamo imparato tante cose, ora ci attende un futuro che non sappiamo quale sarà. Però avremo sicuramente molte difficoltà, avremo da gestire tante situazioni. Però mi piace concludere con quest'idea che abbiamo qualche strumento in più e quindi dovremo fare tesoro di quello che abbiamo, che ci portiamo e che ci porteremo di questa esperienza. E concludo insomma in questa maniera. Grazie a Grazie. tutti. La parola a Maria Luisa appena dopo aver letto altri due messaggi. C'è il saluto di Caterina Fontanazza, che saluto, e raccolgo l'invito a continuare. Anche per me è stato molto formativo questo percorso, perché uno ha delle idee, però deve come dire, calibrarle e dosarle e strutturarle, e studiandole insieme a voi. Queste modalità operative diventano una prassi significativa. Maria Luisa, a te la parola. Io faccio mie le parole di Concetta perché sono convinta che da questa esperienza qualcosa dovremo conservare anche nel futuro, anche quando ritorneremo nella situazione, diciamo, di normalità della scuola. È stato un percorso che ha impegnato molto anche noi tutor, che ci ha permesso di crescere professionalmente, ma soprattutto io vorrei sottolineare questo, che solitamente si parla sempre, no, della distanza che si vive tra università e scuola. In questo modo penso che noi abbiamo potuto dar vita ad una formazione che invece, partendo proprio dalla voce della scuola, ha permesso di fare un percorso unitario, diciamo, che ha dato spazio, che ha riavvicinato questi due spazi, così come ha riavvicinato anche il rapporto con la famiglia, che in questo momento è un rapporto importante, forse va diciamo sostenuto, come lei appunto diceva, professore. E qui non posso non far sottolineare, d'accordo con quello che dici, ma anche sottolineare l'osservazione di Nicoletta Cutini, solo che si è lavorato senza orari e senza giorni di riposo. Questo qui è quello che a tutti i livelli stiamo dicendo. Io spero che sia stato solo per il fatto che ancora non sappiamo lavorare, in smart working, ma questo lo dicono anche in altri settori, non solo nella scuola. Con tutte le persone che parlano, che stanno in smart working, stanno lavorando di più. E dobbiamo anche questo capirlo, cioè, a parte il fatto che lavorando con in WhatsApp e anch'io con gli studenti, mi arrivavano i messaggi tutte le ore del giorno, non solo durante la lezione. E quindi in questo senso noi abbiamo avuto,
dobbiamo imparare a lavorare di meno in smart working e lavorare anche con più equilibrio. Io ho finito questo, ho altre due webinar e ho incominciato stamattina alle 8, per cui ecco, la giornata è così, dobbiamo imparare a lavorare. Non dimentichiamo che non tutti i genitori sono rimasti a casa. Io vi dico di non dimenticarlo anche a settembre. A settembre quasi tutti i lavoratori saranno a scuola e la scuola non sarà 8 ore al giorno, e quindi dobbiamo pensare anche ai problemi sociali che si verranno a creare a settembre, con i nonni che staranno giustamente più a casa perché devono stare attenti. Pensiamo anche a questi aspetti sociali che non sono secondari in quello che ci succederà. Siamo alla Sara Pellegrini. Sì, tutti noi abbiamo preso maggiore familiarità con delle risorse che permettono allo studente di impegnarsi e di riuscire. Quindi concludo credendo fortemente che ciò apre a nuove consapevolezze che noi possiamo mettere in campo. Grazie. Silvia, che stai dietro la maschera di Sirem, dici? Eccola. Questo percorso è nato, l'abbiamo progettato in un modo e poi si è evoluto, no? Nell'emergenza. Infatti. È stato, per me poi è stata la primissima volta da tutor e da formatrice in questo caso. Quindi è stato molto faticoso, come diceva Maria Luisa, ma anche molto arricchente. Non l'ho visto tanto come formazione quanto più come uno scambio tra un'università che offre un servizio, ma le docenti, le colleghe che ci hanno dato veramente tanti spunti di riflessione su cui abbiamo lavorato. Molti spunti verranno approfonditi, sto leggendo anche io la chat, che riguardano l'inclusione e cercare di far partecipare tutti, verranno approfonditi in un webinar di domani che si intitola proprio Partecipazione e Inclusione, è il terzo del ciclo Scuola-Università. Domani alle ore 16 su questo stesso canale ci avvaleremo di interventi di colleghi che hanno proprio lavorato su questo aspetto, l'inclusione a 360 gradi. E quindi vi invito di nuovo l'invito del professore. Grazie Silvia. Prima di dare la parola a Flavia, leggo, la scuola è chiamata in primo, ancora una volta la scuola è chiamata in primo luogo per garantire e dare il massimo sia da un punto di vista umano che formativo culturale. In effetti la scuola, anzi mi preoccupa molto certe volte quando viene evidenziato solo l'aspetto quasi assistenzialistico, bisogna aprire la scuola perché il genitore deve andare a lavorare, quasi mettendo in secondo piano il ruolo che la scuola ha anche a livello educativo formativo, ma sono tutti processi che la scuola, responsabilità della scuola a tutto campo, non solo formativo, non solo sulle discipline, ma soprattutto a livello educativo. La società di domani la state costruendo voi. Flavia. Allora, mi piaceva concludere con due aspetti. Uno, volevo rimettere il punto sul discorso dell'apprendimento in situazione, che credo sia molto importante in questo momento di didattica a distanza, e quindi l'importanza delle attività anche date a questi alunni legate al contesto, molto importante a mio avviso, legato anche alla motivazione dell'apprendimento, e quindi fare molta attenzione a questo per me è importante. Altra cosa ulteriore e allo stesso modo importante è questo rapporto con le famiglie, che spesso abbiamo visto anche da voi docenti riportarlo, e forse è stato inizialmente un po' una costrizione questo contatto, che in presenza a volte non è così presente, ecco, sono un po' ridondante, e che però è fondamentale. Ognuno nel proprio ruolo si collabora, ognuno nel proprio campo, perché entrambe sono agenzie educative secondo me importantissime per la formazione dell'alunno, e quindi è un aspetto da prendere in considerazione come positivo e probabilmente rilanciato proprio dalla didattica a distanza. Grazie, grazie. Paola Trombettoni. Sì, professore. Io stavo ascoltando gli altri interventi e collegavo gli spunti che sono emersi in questo corso con la mia situazione attuale. Io insegno in un istituto professionale
ed è vero anche in una scuola superiore, rilevo quanto importante sia il contatto proprio e anche il linguaggio non verbale e quanto in effetti gli studenti che sono più bisognosi, che hanno carenze anche a livello tecnico, si evidenzia anche in una scuola superiore. E questo è comunque anche sopperito da questa nostra, come diceva lei, situazione lavorativa ad ampio respiro, no? Rispetto alle ore di lavoro e alla flessibilità che la didattica a distanza ci concede, quindi riusciamo ad essere un pochino più capillari, un pochino più attenti a queste situazioni, anche pur restando a distanza. Quindi questa flessibilità della didattica a distanza ci aiuta in questa situazione, anche nella scuola superiore. Elvira, grazie Paola. Elvira. Non ti sentiamo. Elvira, ci sei? Allora, non potete, mentre chiedo a Silvia di inserire Elvira e Marilisa tra le panelist, io non riesco a leggere tutti i commenti bellissimi che ci state mandando, spero che riusciate, ecco, a leggerli. Io, l'impegno mio è quello di mantenere su questa tematica, di sviluppare. Io penso che certe volte non è importante sempre fare cose nuove, ma andare in profondità. Andare in profondità anche in parte rinnovandosi. Noi quest'anno abbiamo trattato soprattutto di competenze matematiche, pensiamo ad altre tipologie di competenze l'anno prossimo, però quello che ci interessa è sperimentare, magari dando più spazio anche alla sperimentazione in scuola e lasciando il corso come un momento di riflessione. Ecco, questo è l'impegno mio, ne parlerò anche con la direttrice, con Lorella Gianandrea, per vedere di puntare l'anno prossimo su questo processo. Elvira, non sentiamo la voce? Non sentiamo la voce? Elvira? Marilisa, intanto, per forse... Eccomi. No. Ecco, prova tu. Intanto, Elvira, cerca di capire cos'è che non ti funziona il microfono. Dunque, io mi riallaccio un po' a quello che ha detto anche Michela Fava, cioè abbiamo affrontato due grandi mostri, no? Le competenze e la didattica a distanza e di sfondo l'uso delle tecnologie. Credo che sia stata arricchente per tutti. Sicuramente rimangono aperte altre domande, si sono generate altre domande. La contaminazione con gli enti locali, adesso cosa succederà? Quanto l'informale entra nell'educazione dei bambini, quanto siamo riusciti a far emergere, è emerso questo un po' anche dalle risposte del questionario, e soprattutto il discorso dell'inclusione, ecco, quindi domani speriamo anche di approfondire alcuni di questi aspetti. Grazie. Grazie. Elvira, puoi provare? No. Mi dispiace, ti abbiamo capito, hai fatto un bellissimo intervento, grazie. Fabiola? Sì, si sente adesso? Perfetto. Ecco, io vorrei portare il punto di vista di una dirigente scolastica che di fronte a un percorso di questo tipo vede veramente tutta una comunità che si muove per la formazione dei ragazzi, dei bambini. E quindi vedere che università, scuola, le famiglie sono entrate dentro, ma anche gli aspetti organizzativi, leggendo le risposte di tutte le insegnanti, io avevo l'occhio un po' nella mia scuola, funziona così, nella mia scuola abbiamo fatto queste scelte, già lavoriamo per competenze, questi strumenti possiamo inserirli. Quindi ecco, è un punto di vista complessivo che mi piace portare ed è di apprezzamento per tutto l'impegno. E per me personalmente è stata occasione di rimettermi un po' in gioco come formatrice, ma anche come osservatrice di una ricchezza che ci è venuta proprio da tutti i partecipanti, a tutti gli insegnanti, che ringrazio tantissimo.
e grazie anche al professore che ci ha un po' sollecitato e spinto in maniera forte e con una partecipazione nostra davvero intensa. Sì, io ringrazio a tutte voi che avete lavorato, abbiamo lavorato molto, ringrazio tutti i partecipanti, do la parola a Maila per il saluto finale e poi chiudo anche questo incontro. Maila. Io solo due parole, riprendo anche quello che hanno detto Maria Luisa e Silvia e volevo mettere in evidenza l'importanza, diciamo l'utilità della ricerca formazione e della ricerca collaborativa che di fatto sono le modalità con cui abbiamo portato avanti il percorso, perché proprio osservando, riflettendo sulle pratiche degli insegnanti che abbiamo fatto emergere i bisogni e abbiamo riposizionato il corso quando questi bisogni sono cambiati praticamente, quando il contesto è cambiato. E per noi è un valore, hanno un valore grandissimo le pratiche dei docenti, le loro riflessioni e le loro impressioni, e quindi sarà materiale che utilizzeremo per la ricerca. E quindi se il percorso proseguirà il prossimo anno, anche se io non sono più un IMC, mi offro comunque volontaria se mi volete, se mi accettate, e grazie a tutti veramente. Accettiamo molto volentieri questa tua disponibilità, come penso vorrei accettare anche la disponibilità di altre persone che forse non saranno più come supervisori in questo momento, l'anno prossimo, che invita a collaborare. Io credo che siamo partiti come un corso che doveva parlare di certe cose, abbiamo finito a parlare di quelle cose in un modo diverso. E il contesto che abbiamo vissuto ha dato ulteriore conferme alle ipotesi. Cioè, quando siamo partiti in settembre, ottobre, quando l'abbiamo progettato, in dicembre il primo incontro, pensavamo a tutto fuorché a questo bestiale virus. Quando è scoppiato ci siamo un attimo guardati in faccia, l'abbiamo ripensato, poi ci siamo accorti invece, da quello che ci avete rimandato voi, che noi non prevedevamo, è come quel discorso sulle competenze in una situazione di emergenza possa diventare tante. E se qualcosa funziona in emergenza, forse funziona anche nella normalità. Grazie a tutti, l'impegno nostro è quello di continuare l'anno prossimo con questa modalità operativa, su questi temi, magari con un'altra competenza, però per rafforzare, per sperimentare più in profondità, per approfondire i temi che abbiamo analizzato quest'anno. Grazie a tutti tantissimo, grazie veramente. Grazie, buonasera. Professore, posso soltanto dire un'ultima cosa organizzativa? È stato mandato nella chat il link per poter fare un piccolo questionario di gradimento, che è ovviamente in forma anonima e diciamo siete liberi di farlo o meno. Invece per quanto riguarda gli attestati, come già sapete, vi ho già detto qual è la modalità. Chi è iscritto a Sofia può scaricare tranquillamente l'attestato tra un po' di tempo, quando avremo diciamo fatto tutta la rendicontazione delle presenze. Invece per coloro che non erano iscritti alla piattaforma Sofia, saremo noi a inviare l'attestato da parte dell'università. Quindi ecco, concluso anche questo aspetto grazie, burocratico. Grazie Michela, grazie buonasera a voi. A tutti. Grazie a voi. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Buonasera.